Ciao raghi! Ciao raghi, ciao raghi. Oh, sì, Là, Loki, grandissimo, come stai, amigos? Ciao, mitico, ciuffo ribelle. Oh, ciao, Loki, ciao, Loki, ciao, Loki. Bella lì, grande, grande, Loki. Allora, ti voglio far vedere una cosa incredibile, eh? Tutto bene, oggi ho guardato Prey su Disney Plus, ho dormito e cazzeggiato tutto il giorno. Quindi oggi è il primo giorno di ferie, è passato, secondo me, per come la vedo io, da Dio. Guarda, ti faccio vedere la livrea che ho fatto ieri sera, tanto per farti capire, Sharder, quanto cavolo è bravo. Guarda che cacata. Guarda che cagata. Guarda che mega cagata, eh? Incredibile. Sharder è veramente bravo, ragazzi. Sharder è veramente bravo. Ma dai, fa cagare, guarda come le fa Sharder, dai, Sharder è un top. Questo l'abbiamo visto, il tuo di ieri. Guarda Sharder, mio Dio, ma che belle. Non riesco a capire come fa il nostro amico Sharder a fare le livree così belle. Adesso se entra stasera una scappata, ciao Stream Element, ciao Sound Dollars, ciao amici. No, no, assolutamente no. Uè, la Vertex! Allora, Vertex, amico mio, guarda, questa è la livrea che ha fatto Sharder, che io penso che è il miglior livreatore del pianeta. Poi dopo ci sono tanti altri bravi, eh. Guarda che bella, guarda quella che ho fatto io, amico mio, eh. Guarda, ti faccio vedere, Vertex. guarda! Quando l'ho vista ieri sta cacata. Vabbè, il logo sarebbe il mio, quindi perché il programma me lo fa così, non so perché non è così come questo. Però guarda che roba, amico mio, guarda che roba. Incredibile, incredibile, quanto fa schifo. Vabbè, fa niente. Allora, guarda Sharder, amico mio, ti stavo lodando, amico mio, Sharderino, ti stavo lodando, guarda che cagata ho fatto io ieri sera, guarda amico mio, guarda che roba, perché stavo cercando un logo strafighissimo come quello che hai trovato tu, no? Allora, quel Marco Drums Games è il mio logo, guarda Sharder, ti faccio vedere. Ciao ragazze, buona lunedì a tutti. Allora, raccolta. Guarda quei bei draghi per la mia, per Marco Drums Games, non per quella della. Per quella nostra. Va bene, quello che hai trovato è bellissimo. Oh, che bello, amico mio. Stasera ci sei, dai che ci divertiamo. Allora, vado subito a fare online l'altro, così poi dopo possiamo giocare insieme. Anche prima delle 10, eh? Oh, finalmente, è vero, hai ragione. Stavolta do un sacco di ragione al nostro amico Loki. Finalmente, finalmente. Vabbè, comunque ho fatto ricerca contenuti, Dragon. 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 Non credo che sarei qui a questa. Allora, adesivi, Dragon. E ho trovato questi. Oh, questo è diverso, questo non c'era ieri. Neanche questi. Secondo me ne trova di diversi. Questo
Il mio logo se puoi. E come faccio a dartelo? Certo, tutto l'aiuto che mi potete dare, ragazzi, io lo accetto. Però non capisco. Voglio provare a farla io una. Come faccio a dartelo? Vedi, allora, questo qua è di questo austriaco. Non era male, però non mi piaceva quel verde e giallo, volevo solo il drago. Ne scarico qualcuno così ti faccio. Oh, sei un mito! Sei un mito! Che bello questo, però non è un drago pavone. Ah, questo è un drago scemo nido. Questa è carina. More pills. Questo è Spyro e non c'entra una seca. Poi hanno fatto quelli di Dragon Ball. Questo è carino, ma c'è scritto Dragon. È carino, bisognerebbe cambiarlo un po', però è carino, però è carino. Non lo so, però è troppo suo. Boh. Vabbè, dai, andiamo a giocare un po'. Allora, io ieri ho fatto tutti i menu. Visto che l'amico Andrea ha prorogato le due sub che mancano, proviamo a fare un Nürburgerino, dai. No, ma non è questa. Era questa. Io provo a farlo, ragazzi. Provo a scivolare, ma sinceramente non lo so. Sinceramente non lo so. Allora, proviamo, dai. Proviamo, che tanto provare non costa nulla. Ci divertiamo, poi andiamo online e poi facciamolo online tra di noi, ragazzi, perché è troppo tempo che non lo facciamo. Ah, su che auto la voglio? Allora, a me la Porsche ci ho corso ieri, non mi dispiace neanche un po'. Però abbiamo in mente di fare qualche altra. Allora, io stavo parlando con Loki, no, Sharder, anche per gli amici che ci stanno ascoltando adesso, no? A livello proprio di macchine, abbiamo tutto, GR1, GR2, GR3, GR4, come livree? Perché se per caso ci manca qualcosa GR1, GR2, GR3, una categoria, cominciamo a fare le livree per quella categoria. Capisci quello che voglio dire, Charger, amico mio? Beh, ma Rally non la usiamo mai. Il Rally mi fa un po' cagare, ti dico la verità. Rally, se voglio giocare a Rally, vado su un WRC 10 che ho comprato, che ci ho giocato 3 volte. No, pensavo proprio a qualcosa di macchine fighe, no? Le abbiamo tutte, GR1, GR2, GR3. Ok, allora fammi vedere un attimo. Allora, la Porsche, quella che hai fatto la livrea tua, Sharder, mi piacerebbe, sinceramente. Quindi quel Porsche lì, se vuoi, puoi fare. Oppure il 918. Il 918 l'ho usato ieri, è bellissimo. Però il 918 non so se lo usiamo anche con gli altri. Invece la GR3 della Porsche la useremo. No, ma le VGT non le usiamo mai. Cazzo, per vedere che cosa hai scritto, sono andato fuori. Sì, quella mi piace un sacco, grazie Charles. Ma hai visto la mia livrea che ho fatto, amico mio? Hai visto che cagata? Allora, il logo col programma sono riuscito a importarlo, hai visto che adesso me lo fa vedere, però è brutto. Anzi, potremmo correre stasera con le
con le Porsche. Cosa dite, ragazzi? Ci facciamo una corsa con le Porsche? Io poi adesso da qua non posso vedere se il grandissimo Vertex è dentro ancora con noi, se vuole giocare con noi stasera. Porca loca. No, con la GR3, quell'altra che non so come si chiama. La 918 non ce l'ha Sharder. No, l'altra, la GR3. Perché il Sharder sta qua a perdere un sacco di tempo, il nostro amico, a farci le livree. Non c'è neanche tempo di giocare, poverino, a fare soldi per poter comprare le macchine. L'ho provata ieri, ci ho giocato ieri, ci ho giocato anche online, sono arrivato settimo, non è male, non è male. Adesso giochiamo Sharder, voglio fare più gare, facciamo più gare insieme stasera. Perdonami che faccio un attimo questa, poi se vuoi possiamo anche già subito farci le belle lobby, così se vi entra anche magari Andrea o Vertex o qualsiasi persona che vuole giocare con noi, la lasciamo aperta, così entrano. Grande Charles, bravissimo. Se ti va allora finisco questa e possiamo già giocare insieme, così almeno non buttiamo via la serata che non esci con i tuoi amici per stare con noi, che siamo anche noi tuoi amici, amico mio. Dai, se vuoi possiamo già incominciare a fare qualcosa, così proviamo un po' di macchine. Tanto credo che stasera, a livello di fare il Nürburgring fighissimo, non credo che sia la serata. Dai, prepara la lobby. Visto che adesso sappiamo che si può cambiare la pista da dentro senza uscire, è una figata, amico mio. Quando fai la lobby, pista che vuoi, e proviamo proviamola a giocare con la... Così fai le livree su macchine che poi ci giochiamo, perché fare livree a cavolo di cane, che poi le macchine che non ci giochiamo solo per farla, no, non ti faccio perdere tempo così. Sono frippato, amici miei, con Amy Winehouse. Ho visto il suo video della sua vita e la morte è stata flippante. Già mi piaceva prima, mi ha commosso. Era da sola. Oggi è il primo giornetto di ferie, passato divanello, ho visto Prey su Disney Plus e un sacco di video. Volevo comprare un gioco che l'hanno fatto 17, pochissimo tempo fa, che è un gioco di quelli vecchi per console, ma 40 euro è un po' eccessivo. Allora, il volantozzo finché non lo riparo, spero... Oggi ho dovuto fare dei lavori a casa.
Bisogna ricordarselo Nürburgring più che altro, eh. Ciao amici e amiche di Twitch! Porca loca! È la fine, è la fine. Qui credo che per avere un buon tempo bisogna arrivare tipo a 6 minuti o 5 minuti o qualcosa. Perché quando si capisce che qui è impossibile. Ciao! Amici e amiche di Twitch, come state ragazzi? Peggio di 6,50! Ma esci subito! Ciao Franco! Ma usciamo subito! Ma vai al Nürburgring, va! Ma vai al Nürburgring, mamma mia, sta pista mi farà diventare matto. Mi farà diventare matto. Tutto bene Franco. Oggi è giornata, prima giornata di ferie. E diciamo che me la sono passata alla sgrandozzi. Sì. Prey, ho visto Prey, Predator, il film nuovo, quello che ha fatto su Disney. Mi sono sdraiato in tutte le posizioni di questo divano. YouTube, ho fatto dei video, un sacco di roba, il nulla praticamente. Sì. Io amo questo, sì. Stamattina ho dovuto lavorare, vabbè, ho dovuto fare, mettere a posto il garage, però niente di che, insomma, un paio d'orette. Quindi oggi pomeriggio è stata proprio scazzus. Bella lì. Allora, io devo fare le gare. Infatti c'ho un sonno, Franco. Tu come stai? Tutto bene? È andata bene la giornata? Allora, classifica piloti di... Ma perché non mi sale, scusa? Oh, perfetto. Allora, patente S, livello 349.000. Non riesco a capire perché non sale la classifica D, anche se ne ho fatti un bel po'. Costantino. Traguardi, galleria, amigos. Profilo. Allora, vediamo un attimo, guido 13.000 chilometri. Le auto ne mancano solo 3. Esperienza sul circuito 64.000. Sì, classifica piloti D. D è la più scarsa di tutte, vero? C, D, E, F, G, H, I, M, N, O, P. Quella madonna. Va dalla C alla P. Classifica, no. No, la peggiore è B. Ah, ok. Quindi non sono proprio nell'ultima. Perché vedo la barretta sotto che non è che sta salendo, vabbè. E classificazione sportiva mi hanno detto che c'è la S, vero? La più figa, sportività. Sì, beh, effettivamente non ne ho fatte tante, eh. Vediamo un attimo qua. Allora, 17 gare. 17 gare, una vittoria, un primo, un record bronzo ottenuto. Che palle. Io volevo giocare con Sharder ma non ho avuto risposta, quindi non so se sta facendo la livrea. Quella sale solo se nelle gare online deve arrivare in top 5. Ah, ok, ecco perché. A 5. Vabbè, allora lasciamo la liva. Allora, stavo provando questa. Guarda che bella la livrea che ha fatto Sharder. Questa è sua per lui, eh. Però ha detto che me ne fa una anche per me. Ciao Alex! Uè, amico, come stai? Minchia, mi sono lavato. Oh raga, dovete bere, eh? Bere tanta acqua, birra, no, birra poca, tanta acqua. Ok, grandissimo Alex, come stai amico mio? Tutto bene oggi? Grande sera,
ha fatto Sciarderino, cioè sale solo se ne arrivi quinti, ma se recuperi posizioni rispetto alla partenza. Ah, ok, che palle. Dai che Sciarderino, stasera c'è l'amico Sciarder, se volete entrare, chiunque voglia entrare a fare cosa qui, bene bene Alex, perfetto, l'importante è quello. Il mio è il primo giorno di ferie e me lo sto passando giocando, quindi meglio di così Alex non si può. Poi magari mia moglie mi porterà da qualche parte, ma io sinceramente se anche non vado in ferie sono l'uomo più felice del mondo. Magari sarà un po' strano, eh? Magari voi tutti aspettate le ferie per andare una settimana al mare, in montagna, io aspetto le ferie per stare a casa. Ok. L'unica pecca che c'è in questa cosa è che il mio volantino fa un po' lo stupidino col penale, eh? Cioè tutti che vogliono, cioè io paghi fior fior di soldi, fior fior di mutui, cose varie, e poi la cosa più importante è mio, te lo devo passare, mi sa, amico mio. Non saprei neanche come passartelo, sai, sinceramente. La cosa più importante. Ciao Lucas! Scusami, amico mio! Ti stavo salutando, ma il mio cervello è andato in pappa. Grandissimo Lucas! Lucas, ragazzi, seguitelo perché fa dei video e delle live fighissime su Predator. Oggi mi ha fatto praticamente grandissimo, eh! Andrea! Amico mio! Dai che si gioca! Si torna su un gioco serio. Mi ha fatto il mitico Lucas. Il riassunto di tutti i Predator, grazie che c'è stato perché ho visto questo, molto bello graficamente, la storia, il gameplay, la tipa è fichissima, però non ci avevo capito un cavolo, cioè non capivo per quale motivo quel Predator qui c'era, insomma, visto che l'altro l'ha ammazzato, invece poi mi ha spiegato. Devo entrare? No, allora, devi, amico mio, no, se vuoi sì, ci fa piacere. Se no rimani in chat, ridiamo, scherziamo, però se vuoi entrare a farti due garette, sì. No, 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 devi niente, amico mio. Devi farmi le sub se faccio il Nürburgring, ma purtroppo. Ma purtroppo, amico mio, Andrea, questo Nürburgherino, ci ho provato anche adesso. Nürburgherino è tanta roba, eh. Allora, stiamo provando la Porsche. Perché sinceramente correre sempre con la BRZ e con. Porca loca! Allora, stiamo correndo con questa Porsche, se ce l'hai, la 911 e qualcosa, perché voglio prenderci la mano, sinceramente. Allora, ieri sera ci ho giocato online con questa Porsche. Ciao amici e amiche di Twitch, buona serata a tutti, buon lunedì, buona ripresa di settimana, viaggia questa. Sì. Vai tranquillo, il mitico Shard, il mitico Loki. Allora, corriamo con questa, se volete. Allora, viaggia sì, di brutto. Però fa anche queste cose, Lucas. Dai, arrivo, grande. Fa anche queste cose, eh. Fa anche queste cose la Porsche. Per quello che voglio un po'. Allora, il 9. Che mi cazzo faccio a ricordarmi? Non mi ricordo nulla io. Sharder, amico Sharder, ti ricordi il modello? Qui è l'unica che si ricorda il modello. È la 9 GR3. 918, possibile 918? Sì, ma non era 918. Porca lo. Allora, è un po' da gestire questa Porsche, eh. Poi se vedete ancora mi si continua a accendere il sembolo dell'ABS, quindi mi frena il pedalozzo. Basta che vai nei box e si legge. Ah, ok, allora adesso andiamo allora. Ma lui nella lobby non dovrebbe venire fuori il modello? Vabbè, ma non è in lobby, è vero, ha ragione anche l'amico. Ok, aspetta, eh. Avevo fatto un giro, volevo. Allora. 912 RSR, tra parentesi 991 del 2017. Spero che mi abbia sentito l'amico. Uè, Kevin! Allora Kevin, dimmi che oggi stai giocando così entri anche tu. Stiamo correndo con la Porsche, eh? Dimmi che ce l'hai, se no vai a comprarla, Kevin. Tanto so che sei pieno di soldi. Devo imparare a guidare la Porsche. Ieri l'ho fatto nell'online, però era la pista quella più schifosa di tutte. E sono arrivato da dodicesimo a nono.
quindi è stata una bella rimonta, ma potevo arrivare settimo, solo che ho sbagliato io, perché quei due davanti praticamente giravano come me, se non sbagliavo li prendevo. Grande Rocky è arrivato. Sì, abbiamo visto, amico mio. Allora, tutti con la Porsche. Grande, ma Franco, vuoi venire a giocare con noi? Io non so se abbiamo mai giocato, Franco, o se vuoi stare solo in live, tranquillo. No, non gioco GT. Ah, ok. E cosa stai giocando, Kevin? Andrea si è unito. Grande. Ah, Kevin sta giocando con la T. Ah, ok, Formula 1, Kevin. Va bene, va bene. Va bene, rimani dentro il chat, dai. Charter ci ha piantato lì un bel 1,51, eh. Ah, ok, ok. Ah, ok. Beh, sì, hai ragione, hai ragione. Va bene, Franco, tranquillo. Rimani qua con noi che ci divertiamo lo stesso, eh. Tanto guarda, a me piace che state dentro, che ridiamo, scherziamo, chiacchieriamo e passiamo un po' di tempo insieme, che poi giochiamo insieme o stiamo anche in chat, non è che mi interessa tantissimo, nel senso, a me piace giocare con voi, ma piace la vostra compagnia, quindi chi se ne frega se giochiamo insieme oppure no, amico mio. Ah, tac, 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 drrr, eh? Il vicino. Allora, Franco, hai rotto i coglioni! Spegni sta lavatrice! E tu non è la lavatrice, è il volante G29 della Logitech! Ti è pulito! E poi sto facendo il tempo, non mi rompere! Mi immagino già la scena, Franco. Vai a pescare, non rompere i coglioni! Bellissima. Ai! Nel mio caso non è Logitech G923! Ciao amici e amiche di Twitch. Allora, Sharderino ci ha piantato dentro un 1,42, eh? Vediamo cosa riesce a fare Marcolino. Ma credo di no. Uh, 1,47 addirittura. Mi scivola via un po'. Non riesco a... Vedi? Tende a scivolare sta Porsche. Io le Porsche, come dice l'amico Andrea, falla correre, falla scivolare, ma questa scivola e basta. Vabbè, dai, forse qualcosina ha migliorato. Eccola, eccola là il miglioramento, eccolo qui il miglioramento, sul muro. È anche per quello che voglio correre con le Porsche, ragazzi, perché la Porsche è una macchina che bisogna imparare a guidarla, non è una macchina che possono guidarla tutti. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti, Marco Drums Games Channel vi saluta, stiamo giocando online con voi amici di Twitch. Incredibile, questa qua è la Porsche 9 e qualcosa, 911 penso, GT3, con la livrea di Sharder Design, che poi spero mi faccia la livrea mia, che mi ha detto che me la fa l'amico Sharder, porca miseria le zanzare. Il volantino frena, tende a frenare ancora quando accelero, quindi devo sistemarlo, dovrebbero arrivarmi
le brugolozze domani o dopodomani, appena c'ho un attimo di tempo, perché devo fare dei lavoretti a casa. Anche a me, ma vedi che non dico mai le parolacce, tranne qualcuna che ogni tanto mi scapparola. Non posso... Però mi... Cioè, capisci che non è la Porsche sbagliata, sono io pilota sbagliato, perché la Porsche è una di quelle macchine che sono iconiche, no? È come la Ferrari, secondo me. La Ferrari è il top, insomma, in tutti gli sport, in tutti i campionati, in tutto quello che si parla di motori e Ferrari. Poi dopo la Porsche l'ha avuta anche mio padre, tra l'altro, quando io non esistevo. E quindi non lo so, la Porsche è sempre la Porsche. A mettere le tedesche, vi dico la verità, forse magari mi posso anche tirare qualche parolaccia addosso, ma tra le tedesche è la macchina che amo di più. A me piace molto di più la Porsche rispetto all'Audi, alla BMW, alla Volkswagen e alla Mercedes. Dopo la Porsche viene la BMW, per quanto mi riguarda, il mio gusto. L'ultima, la Mercedes. Non mi piacciono le macchine che fa la Mercedes. L'Audi è molto bella, la 4 l'ho sempre ritenuta un'auto pazzesca. I SUV non mi dicono niente dell'Audi, vi dico la verità. I SUV mi piacciono molto i giapponesi, mi piacciono molto i coreani, mi piace molto il SUV, vabbè, del Porsche, Ferrari, vabbè, mi piacciono tutti, lì sono tanti, però. E mi piacciono molto i SUV americani, che sono loro i top, ma quelli che ci sono in America, no, quelle cagate che portano qui. I vari Chrysler o Ford. E mi piace il Range Rover, penso il miglior SUV. Poi l'ultima che hanno fatto con il LED davanti, quello piccolino, è qualcosa di spettacolare. Però bisogna essere figli di Berlusca. Ciao amici. Allora, se è per me, si può anche cominciare, eh? Ciao amore mio! Ciao! Siamo qua tutti, saluta! Ciao a tutti! Vado in bici un attimo con Leo. Ah, ok, va bene, dai. Siamo fino alle 11:30, dai. Magari un pidino in più, fai una corsettina tu se vuoi. Ah, Franco, grandissimo Franco. Ciao Franco, ciao Charder. Sì, Charder sta correndo, è arrivato a casa oggi per correre con te. No, davvero? Sì, me l'ha detto. Ciao Andrea. C'è anche Loki, c'è Andrea. Ciao Loki. C'è Kevin. Ciao Sono Kevin. Tutti, amore mio. Ah, ok. C'è anche Alex, il grandissimo Alex. Ciao Alex. Sai che chiedeva di giocare con lui da PC? Era un altro gioco, non era Formula 1. Questo è solo PC, è solo PlayStation, questo qua. Se vuoi partire, Charder, intanto è Carla, ciao Kevin. Kevin si ricorda che Albu di qui sei Kevin. Io a volte faccio ancora fatica. Albu. Ciao Albu! Aspetta, no, ma io lo conosco Albu. Chi cazzo è Albu? È Kevin. Chi caspita? Sto dicendo un sacco di parolacce, amore. Non va bene. Non lo so. Sarà la gara di Formula 1 dell'altra volta che mi ha talmente stressato che... Allora, questa è l'Audi. Bisogna dire al moderatore Charder di dare l'avvertenza. Di vertenziare lo streamer, amore mio? Charder! Adesso Ti amo. Amico! Andrea, che vedi? Intanto nella pausa, Loki! grande Loki! Grande Loki! Dai! Un giro poi Carla va. Grande Loki. Loki sta imparando, ragazzi, Guardate che bello. Con la tua macchina, ho fatto un tempo. Guarda che bello tutte le stesse livree, tranne l'amico Andrea che non è ancora scaricata. Scusa Loki. Stai laggando Loki, non è che ti sono venuto addosso apposta. Tu e Shard state facendo il ballo del qua qua. Na 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 na. Intanto Andrea se ne va. Fa anche rima, raga. Guarda qua come ho preso Sciarderino. Sciarderino,
Devi lasciare anche un po' di spazio agli amici, eh? Che cazzarola. Ok, grazie ragazzi, mi avete tenuto dentro. Andy e Franco mi hanno tenuto dentro. Questo ho imparato da Braga lì. No, dai, li ho sbattuti fuori tutti e due. No, ma no, sono una persona orribile. Sono una persona orribile, lo giuro. Non si fa questo con gli amici. Avete ragione, ragazzi. Devo vedere solo questa parte qua. Non si fa questo con gli amici. È vero, scusate ragazzi, dovrei ridare il posto ma non lo ridò. No, 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 sono dietro. Guarda! Orca loca! Ho seguito anche Andrea! Ripartiamo! Dai, una volta che vinco io! Non si vince così! Ma come mai? Sono primo! Franco! Carla, non puoi. Che cosa è successo? Ma perché c'ha Loki non c'è? Cosa è successo Loki? Ah, ma sento che mi hai spostato il joystick che mi sta tirando. Madonna, dove l'hai messo? Tu mi metti sempre tutte le cose lontane. Che cosa è successo, ragazzi? Amico mio! Sono i... Perché sono usciti? Ma no, solo... Perché sei uscito Loki? L'hai distrutta la macchina. Ma no, non è possibile, non è Formula 1, non si può. Loki, perché sei uscito? Ti ha buttato fuori? Non ti sei arrabbiato e sei uscito. Hai fatto l'arrabbiato. Oh, Andrea è dietro. Ragazzi, Andrea è dietro. Che lo ricorderò per tutta la vita. Dai, anche Franco c'è, cioè, mi sono leggermente appoggiato. Dai. Mi hai fatto uscire, non so perché. Ma era l'online, l'online. Diglielo Franco, diglielo Franco. È così che funzionano le gare, se no dovete andare a giocare con i go-kart. Non è vero. Vero Franco? Franco mi dà ragione perché c'ho ragione. Porca loca! Porca Loki! Più o meno! Vai! Sharderino che è arrivato? Che è successo? Oh, Andrea, ti hai dato a sbattere! Franco ha ragione, Franco è il mio nuovo mito. Franco ha ragione. Franco è il giudice di gara. È il giudice imparziale. Vedi tutto. Grazie. Bagniamo Loki perché ha scritto cagare. Col 3 però. Quindi non si può, legalmente non si può bagnare. No. Grande Loki, bravo Loki. Loki ne sa di socials. Allora, io vedo Sharder che è agguerrito, ragazzi, Sharder sta arrivando. Sì, Sharder e Andrea sono bravissimi, ma li vedo agguerriti, Non lo so, ragazzi, non lo so, amici miei, se riusciamo a arrivare primi questa qua, La sento un po'. Già il Porsche è un po'. Guarda qui, 1 e 9. Lo sento. Sento Shard, ragazzi. Sento il suo motore. Urca. Eccolo. Non voglio fargli prendere la scia. Vai zigzag. Zigzag, dice Carla, sono autorizzato a fare zigzag, raga. Ok, Franco? Zigzag.
fai le onde. Se c'era Loki per primo, faceva porca loca. Mi hanno sconcentrato. Leo, mi stai sconcentrando, mo. Fai bravo. Se no, guarda, cazzarola, mi ha sconcentrato a far la curva, Leo, facendo cadere il mio drago. Basta, Leo. Cacchio, 1 e 3, raga. Porca miseria. 3, è dietro, è dietro. Vai, amore, vai. No! La vita, ti ha preso la scia. Oh! Guardala come segue la scia! Guardate come segue la scia! Io tipo per tutte e due! Dai amore, va bene? Tipo per tutte. Sì, sì. Vai. Ma c'è Andrea che è dietro. Andrea, sì. Silenzio tombale. No, no, no! Stupida macchina! Bravo Sharder, scusa Loki Sharder per la botta. Grande, grande, grande Andrea. Grandissimi ragazzi. Cacchio ragazzi, sto corso della mi. Della MILF? Oh, sei una MILF? No, eh? Ah! Ma che ne so io? MILF ho sentito. Ho sentito MILF e dato il cervello in papa. Dai, allora ci vediamo dopo. Giro più veloce, dai, è stato bravissimo. Sharder. Bravissimo Andrea. Andrea il giro più veloce. Grandi Sharder! Sì. Caspita, ciao amore mio, bacio. Ancora? Sì, 100 baci, amore. Allora, dai, ripartiamo. Per la botta. Ah, sì, 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 scusa Andrea per la botta. Beh, è una gara bottarellosa, eh. Allora, possiamo. Le macchine direi che queste vanno benissimo. Possiamo. Lo so, raga. Io. Ma. A voi non succede la stessa cosa? O sono solo io che sto streamando che vedo tutte le macchine che vanno tutte storte, vanno a destra e a sinistra senza un motivo? Voi le vedete bene le macchine? Perché anche nell'online ieri sera quando giocavo con gli altri le vedevo un po'... Non sono belle dritte che quando fanno... Ah, le lobby sono così merdose, sono proprio così. Ah, ok. Ah, ok, infatti, vedi? Ah, ok, perfetto, perfetto. Per quello che, ragazzi, io Loki, vai a vederti anche nella mia live, ero lì di fianco, eh. Poi ho sentito che ti ho tipo toccato, infatti Franco diceva, male che da solo sfiorato. Probabilmente nell'online non è, cioè a me faceva vedere che era così, a voi, pam! Ieri da me Gasly, stavo fermi, in uscita a curva, sono andato dentro. Incredibile. Ma guarda, secondo me possiamo anche cambiare pista, però vedete voi.
possiamo farne una dietro. Facciamo Austria, dai, Austria, Austria, Austria. Non si può uscire, si può cambiare la pista da dentro, ragazzi. Abbiamo scoperto questa cosa dopo 6 anni che giocavamo a sto gioco. Stiamo facendo anche delle belle cose col Formula 1, però sinceramente il Formula 1 sta dando un po' di perplessità, diciamo così, dai. Ah, lo hanno penso da poco. Ok, da dentro alla lobby. Sì, ah ok, infatti perché mi sembrava Formula 1 ha tanti problemi, sì Franco. Ha tanti problemi, da dove devo fare senza uscire? Ah, vedi che non lo sapeva? Ragazzi, ditegli dove deve farlo, perché hanno messo questa opportunità qui che non bisogna uscire tutte le volte dalla lobby per cambiare pista. Arrivo, andiamo in giro qua. Sì, dai, al Saghino. Ti amo piccola. Ciao. Amore, riesci a chiudere un po' la porta? Oli, ma lei apre. Vieni, vieni amore. Ma lei vuole venire. Chiudi. Non la metto. Chiudi. Devi comprare il cestino. Mettila nella zainetto. Ma ci vuole così tanto, ragazzi, a cambiare la pista? Che sogno! Oh, ragazzi, sono più stanco adesso che non vado a lavorare. Red Bull, yeah, baby. Sì, Austria Red Bull Ring. Ring si dice, no? Red Bull Ring. Grande Andrea, bravo Andrea. Racing Friend Team Dragon live scritta alla... Oh! Live scritta alla Sharder, alla Salentina. Facciamo senza qualifiche. Ma io un paio di giri me li farei sinceramente, anche proprio per lo show, per fare vedere i ragazzi e per non partire subito a minchia, perché non è che tutte le piste me le ricordo. Dai, facciamo più che altro, allora, il giro di prova e un giro secco, basta, e poi si va. Così cambiamo più piste nella serata, non facciamo solo una o due piste. Quindi, giro questo qui di riscaldamento, ok ragazzi? E il giro dopo è quello buono, e si parte. Va bene? Spero che l'abbiate sentito tutti. Questa non devo andare in prima, eh? Così facciamo anche, voglio fare anche qualche altra pista. No, sei serio? Ah, ecco perché andavo a merda. Grande Franco. Ah, allora anche prima. Ma porca. Ma non ce l'ho neanche. Non ce l'avevo neanche, Franco. Allora vincevo la gara di prima. CSD sono le morbide. Allora, corsa. Cosa vuol dire CSD? Corsa, stato, duro. No. CM, corsa morbida. Non potrei scriverlo così. Ciao, Team Guatemala! Oi! Tutto bene? Ah, bellezza, grande! No, sono ancora con le due. Ciao, Team Guatemala! Mamma mia, ah, te che era su, infatti mi sembrava che, hola, 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 mi amigos, onde sta, onde sta, come, como estás, como estás, aquí en Italia ten tiempo, no, non molto caldo, non molto caldo, non molto calor, tranquilo, tranquilo, ah, CSM vuol dire, quindi, controlla lo stato morbidoso. Secondo me deve dire quello. No, non voleva dire quello lì. Uh!
Sento già una differentozza, eh. Ah, prima stavo correndo con le corse morbide. Ah, ok. Ciao ragazzi, come state, amici miei? Stiamo correndo con le Porsche perché ho ritenuto opportuno imparare a guidare le Porsche. Siamo online. Prima stavo vincendo una gara e avevo le gomme dure mentre gli altri avevano le morbide. Incredibile, incredibile cosa. E per fortuna me l'ha fatto notare Franco, perché sennò ancora adesso stavo correndo con le dure. Allora, adesso parto il mio giro, eh. Se voi avete completato il vostro, ragazzi, aspettate che è un giro solo. Quindi il riscaldamento è un giro, eh. Come va, va. Per adesso il grande Sharder. Eccala. Mi sa che mi trovavo meglio con le dure. Sono abituato a fare questa gara quando facciamo con le GR2 e le GR1, che freniamo praticamente attaccati alla... Dai, su Porsche. Su Porsche. È vero o no che tengono? Cambia un po', eh? Cambia proprio il modo di guidare. Calor? Oi! Anche qui in Italia, in Guatemala. Mio amico, muy calor in tutto il mondo. L'importante è streamare e giocare con GT7, eh? No! Ma che cacchio è? Mucho calor, sì. Perché non mi tiene sta cavolina di Bruxelles di macchina? Ok ragazzi, possiamo uscire. Chi è che c'è qui? Ciao Andrea! Scusami Andrea, non volevo, pensavo che passava sopra. Ok. Ok ragazzi, bella lì. Ah. Quindi possiamo partire, raga, eh? Grande Sharder. Andrea ha fatto un tempozzo, eh. Chi è primo? Io sono ultimo. E B. Allora, E è peggio. Sì, esatto. Lobettina, MDRT, Marco Drums Games Racing Team. Ah, l'amico Sharderino, grande Sharderino. Io pure con le dure, stavo alla gara di prima. Vedi? Adesso ho messo le morbide, ma non è che mi trovo tanto, eh? Ti dico la verità. Allora, attenzione qui, eh. Scusate. Ok, bene. Bene ma non benissimo. Bene ma non benissimo. Dai, recuperiamo, raga, recuperiamo, ci sono 5 giri. Insomma, è vero. Bravo Andrea, va. Guardali. È breakfast. Hai ragione. Un po' sì. No, ma sai cos'è, ragazzi? All'inizio, quando si parte la gara, che poi non vuol dire nulla perché bisogna stare tranquilli. Anch'io ho sbagliato, sono andato tutto sulla destra. Chiaramente ritardi un pelino la staccata e butti fuori tutti. Non si deve fare. Quindi Marco Drums Games chiede scusa. Però guarda lì Sharder e Andrea come sono attaccati, eh? E per forza poi uno stocca dentro magari più sbaglio, perché stanno facendo la corsa a due. Guarda lì, è quasi più avvincente io che guardo loro due che si sportellano. Esatto, bravo Franco. Stanno andando, ecco, qui mi parte via, non so perché, sulla pendenza forse. Guarda anche qua,
mi dà l'idea che adesso Andrea lo vediamo andare via, lo vediamo andare a prendere Loki. Oh, l'ho fatta bene, eh? Non mi sembra che stasera il pedale stia frenando, perché vedo che mi avvicino, quindi... Oh, dai! Ma abbiamo fatto tutti e tre la stessa roba! Ma che cacchio è? Vai, vai! Bah, ricominciamo tutto da capo! Ma porca! Tutti e tre, Franco, tutti e tre proprio, incredibile! Incredibile, neanche a rifarlo apposta, ragazzi, per fortuna ce l'abbiamo il filmato, ci faccio un TikTok. Ma porca loca, tutti e tre stessa cosa, tutti e tre. Però chiaramente chi rimane indietro? Il grandissimo Marco Drams. Proprio dalle stelle alle stalle, eh. Da primo, tranne per l'ultima curva che non so che cosa è successo. Sì, hai ragione. Ma è possibile che tutti e tre abbiamo messo la prima? Abbiamo sbagliato tutti, oh. Sì, lì è da seconda. Va, non li riprendo più. Non li riprendo più, raga. Seconda, eh. E poi era anche da fare così, sinceramente, eh. E Loki se la viaggia, sì. Questa Loki se la viaggia. Perché si stanno sportellando anche Scharder e Andrea, e allora Loki è l'Hamilton della situazione, no? Macchina migliore, nessuno che gli rompe le scatole perché gli altri si stanno sportellando. Io me la gioco tranquillo, senza stress. Io devo imparare a usare sta macchina. La la, 1,29 e 8,74, per pochissimo, eh. Per 12 millesimi non ho fatto il tempozzo, porca loca. Dai, apri. 12, Franco, manco si può calcolare quanti sono 12 millesimi. Ma sto gioco è terribile, eh? Marco Drams, sto gioco è viaggio coi millesimi, viaggio. Stiamo correndo tutti bene, eh? Eccala. Allora, appena dai un colpetto di freno, questa si imbarca, eh. E adesso si mette anche Loki a fare i tempi, eh. Infatti, è vero? Ma come mai? Ma secondo te, Franco, è realistica la cosa? Cioè, se tu una Porsche molli l'acceleratore,
questa si gira? Possibile una cosa del genere? hai ragione, amico mio, e neanche siamo andati forse a correre. Io ho corso con i corsi, sai, quei pacchetti lì che si comprano al Media World o all'Unieuro, insomma, supermercato, quelli lì di corsa. Avevo corso con la 458 Italia, poi mia moglie l'avevo preso la Lamborghini, ma gli faceva schifo, non so perché, e allora ho corso con la Lambo, la Huracan. Però c'era di fianco il tipo, un giro di riscaldamento che ti spiega cosa devi fare, non fare, e un giro pieno, no? E ti dico la verità che, cioè, non puoi fare quello che vuoi, quindi andavo proprio piano, ecco. Però era figo. Poi parenti, amici così, sai, Mercedes, Audi, ma arrivare a Ferrari e robe del genere, no. È vero, Andrea, è stata bellissima. Infatti, allora ti fanno... Franco, non è che ti fanno andare nulla praticamente, senti solo poi alla fine non puoi correre, però è stato bellissimo lo stesso. Bella Loki, grande, sei stato bravo Loki. All'ultimo non la controllavo. Grande Charles. Comunque io da dietro, ragazzi, ho visto tutti i vostri le vostre battaglie, corretti, tutto perfetto, tutto bene, grandissimi. Dai, cambiamo pista. Cosa ne dite se andiamo in Brasile? Interlagos, dai, facciamo un po' di piste serie. O facciamo Nürburgring, Formula 1 Monza, con le Formula 1. Ciao Gianmarco! Ma no, andiamo avanti con le Porsche. Non vi va di andare avanti con le Porsche? Interlagos Formula. Non so se ce l'hanno. Sì, grande Charder, ciao Gianmarco, ciao amico mio. Io ho frenato prestissimo e voi tre siete andati lunghi. Sì, infatti, la prima hai fatto bene tu. Hai proprio fatto bene, Loki, hai visto, e hai avuto quel vantaggio che poi non ha permesso agli altri di venire a prenderti, ma stavano battagliando anche loro, eh. Allora, Loki c'ha la formula, Charder credo proprio di sì. Beh, io allora avrei... Io avrei continuato con la Porsche, perché devo imparare, però se volete fare questo non c'è problema. Ho scaricato con la livrea di questo qua ieri sera, per la 918 Spider Charter del 2013, Interlagos. Ah, sai che cosa, Charder, anche la livrea per la CLK LM del 98, quella sì mi piacerebbe avere, mi piacerebbe sì, la CLK Mercedes, CLK LM 98, eh? Allora, volete farla con la macchina da Formula 1, eh? Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Allora, vediamo un attimo, con la Super Formula, eh? Ma la Honda, ragazzi? Beh, io ce l'ho tutte e due. Io dovrei averle tutte e due. Scegliamo la stessa. Honda o l'altra, che non mi ricordo qual è. Perché non me le fa vedere una di fianco all'altro? Ah, cambia solo il marchio dei motori, ma è identica proprio. Come si toglie il nitro? Togli tutti... Ah, ok, allora si può fare tranquillamente con... Anche perché non la trovo. Quindi mi ha già rotto le palle. È uguale, tanto hanno le stesse prestazioni. Perfetto. Allora, Honda. Ma come quella più vecchia? La SF19 Super Formula Honda 2019, non è questa? Aspettatemi, ok. Vabbè ragazzi, io vado un attimo a correre, perché proibito, non puoi partecipare, modifica
Nitro. Ah. Allora, Nitro posso toglierla da qua. Go down. Na 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 na. Nitro, ragazzi, come faccio a... Si viola il regolamento, ragazzi, ma voi vi fa correre? Come la tolgo la nitro io da qua? Che palle quando... Non si può togliere quest'auto il nitro. Allora, o metti il nitro e nessuno la usa, ragazzi, ma nessuno la usa veramente. Se no, corriamo con le GR1? Volete correre con le GR1? Allora, vogliono correre con la formula. Metti con nitro e poi chiaramente non lo usiamo. Sharder, metti in impostazione nitro. DP... No, beh, quello dei punti, tutti uguale. Deve solo togliere il nitro, Loki. E l'assetto, Perché dice l'amico Franco che non si può togliere il la F1 al nitro. Si voglio vedere se nessuno schiaccia il tastino magico. Sì, infatti. Onestà prima di tutto, grande, grande Andrea. Beh, io non lo schiaccio, tanto non me ne frega niente di vincere. A me interessa solo divertirmi, raga. Vediamo se si può fare. Ma potete usarlo, tanto le avete tutte e tre alla pari. Sì, però io non sono capace di schiacciare il tasto, Franco. Non mi ricordo qual è il tasto della nitro. La X o boh, non me lo ricordo mai. Sinceramente non mi fa cambiare. Dai, scegliamo un'altra macchina. Dai, raga, ci stiamo mettendo troppo tempo. Andiamo R2, mi sembra. L'R2, sì, ce l'ho qua in un posto del merda. Ciao Willis! Grande amico mio, è una vita! Dai, andiamo di Porsche quella di prima. Vai, io sto già andando. Stessa Porsche di prima, raga. Se no diventa troppo lunga. Al massimo dopo rifacciamo la lobby, dai, dai, dai. Willis, grandissimo! Quanto tempo, amico mio! Come vai, come vai, come stai, come stai? Grazie per la buona live. Ciao, ciucci. Oh, ciao a ciucci. Ciao, bello. C'è il Covid? Vabbè, penso che stai bene però. Covid, grande, grande, grande. Spero che stai bene, dal 29. Ma hai sintomi strani, forti, o tranquillo? Influenza e basta. Oh, perfetto, perfetto. Non sapevo niente, è risparito. Caspita, lo ecco perché, amico mio. Ma infatti non ti vedevo neanche in live, può essere? Che non hai fatto live? Sono spariti un po' tutti, ti dico la verità, però pensavo che eravate... Ah, ok, prima stavi pesante, eh? È ancora forte sto robo, anche con il vaccino, eh? Che roba, ragazzi. Che cosa cavolo creano nei laboratori di Umbrella Corporation, eh? Poca roba, eh? Quindi praticamente abbiamo fatto sto vaccino per nulla. Vabbè, non voglio parlare di queste cose, ma a questo punto, se anche chi lo prende poi sta male di brutto, devono spiegarmi per cosa l'abbiamo fatto. Vabbè. Anche perché io sono stato male, ragazzi, col vaccino, eh. Male alle gambe, dolori belli, belli. Infatti. Porca loca sta pista, oh. E la conosco, eh! È che non conosco la macchina, Willis! Vero Franco? Non la conosco sta macchina, sta Porsche della... Quella M che hai messo coi puntini. Va, 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 guarda che roba!
bella lì questi così. Loki sta correndo, Willy. Urca loca. Ci siamo quasi tutti, dai. Però dobbiamo ancora aspettare un bel po', Willis, amico mio, che si riprende. Franco, lui è il nostro amico Willis, grandissimo, fa anche lui le live, eh. Se vuoi iscriverti al tuo canale, al suo canale, fa solo che piacere. Fa le live di Dirt, del Dirt, poi di altre robe, eh. A settembre, dai amico mio, sì, vai tranquillo. A settembre si riparte a fuoco. Io sto streamando, sto facendo le live perché ragazzi, cosplay. Oh, fa il cosplayer a settembre. Oppure non ho capito quello che stavi dicendo, scusa. Ah, che bella curva della minchia che ho fatto. Scusate raga, la parolaccia, ma... Ah, cross! Ah, ok. No, fai il cosplayer adesso, ti metti a fare le cose con Batman. Sì, Willis, così si può giocare, eh. Però ci stanno mettendo un botto, a fare queste cose. Avranno un sacco di problemi, secondo me, amico mio, perché non ci siamo online, eh. Formula 1 online è un disastro. No, non che comunque il Gran Turismo sia al top, perché comunque queste cose qui che fa che lagga gli amici e la gente non è proprio il top, però almeno si riescono a fare le lobby. No, assolutamente no. Ma cosa hanno fatto? Tipo una prova? Ah, e com'è andata? Ah. Beh, allora diciamo che non ho gente, a parte Alex, l'amico Alex che si è iscritto ieri, che aveva... Ah, è andata bene, perfetto, che aveva il gioco su PC e mi ha chiesto... se c'è Alex sabato, allora gli dico di... se ci sei anche tu, se giochi, se non stai male, possiamo provare. Sai che io sono qui, eh? Allora, normalmente spero che le mie ferie siano tutte così. Io amo stare sul divano e a giocare, i miei giochi preferiti, e a stare in live con voi. Però se mia moglie Carla a un certo punto vuole andare da qualche parte, per forza devo andare. Ah, con tuo cognato, bella. Allora funziona, bene, dai, sono contento che... Però a settembre lo mettono per tutti, eh? Ok. Cioè per tutti, nel senso che c'è sempre, non prova, quello intendevo, perché è per tutti anche adesso. Grande Franco! Ah, 29 agosto, bella lì. Perfetto. Grande Franco, se vuoi iscriverti anche al canale di Willis, che è grandissimo, fa anche lui delle live fichissime, eh? Grande Willis. Qui, allora, Andrea ha fatto un tempozzo da panico e penso che non lo prende nessuno, eh? Quello 1.32. Se volete cominciare la gara, ragazzi... Finiamo magari il mio giro. Ah, l'hai fatta oggi. Ah, grandissimo. Dai, allora stai un po' meglio. Bene, sono contento. No, oggi sinceramente non ho visto nessuno. Non ho neanche aperto... Ah, è bellissimo. Plant vs Zombie, io l'avevo comprato. Tu pensa che l'ho comprato il day one? Mamma mia. Sia l'1 che anche questo qui che sarebbe il 2. È bellissimo Plant vs Zombie. Ci ho giocato anche in live con la mitica Gabriella. Però facevo le live su YouTube e praticamente non mi cagava nessuno. Allora Willis, io sto cercando anche gente per poter fare, se ti può interessare, una bella seratina.
Ah sì, il terzo allora, sì, Plants vs 1, 2 e quel terzo l'hanno chiamato Neighborg lì, Battle for... Sì sì, è vero, hai ragione te. Ce li ho tutti comunque, comprati tutti al day one, perché è un gioco troppo bello, troppo divertente. Era anche forte con la sparasemi, eh. E con la mangia, con la... Sì, sì, fighissimo. Ok ragazzi, si può cominciare la gara se volete. Sì, sì, è cartonoso, ma non è stupido, Bisogna concentrarsi se vuoi vincere, se no... Sì, 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 assolutamente. Il tronco è bellissimo, però è lento. Il tronco com'è? Sì, è bello come è fatto, ma no. Il tronco Alberto. Perfetto. Si chiama Alberto? Non me lo ricordavo che si chiamava Alberto. No, vabbè. Può essere. Albero. Ah, ok. E guardi, il tronco Alberto. Si vede che è un aggiornamento gambato oggi che non l'ho ancora visto. Grande Willis. Il tronco Alberto mi è piaciuto un botto. Allora, io uso un po' l'atteggiamento di andare fuori pista, eh? Proviamo così. Ok, li abbiamo già persi. Il primo e il secondo sono andati, raga. È una battaglia tra me e Sharder che tra un po' mi lascia e me la farò tutta da solo. Bellissimo, meglio soli che mal accompagnati. Guardalo là, guardalo là. Loki che a tutti i costi vuol buttare fuori il nostro amico Andrea, eh? Lochino, stai tranquillo. Andrea qui credo che non abbia rivali, eh? È la sua pista. Pensate, amici, che qua insieme a mio cognato sono andato io, eh? Sono andato orca loca! Sta cavolo di Porsche! Sono andato a una gara di quelle... non mi ricordo più che gara era, comunque erano dei mezzi tipo questi, però non era internazionale, era una gara loro. Magari era tipo qualche campionato brasiliano, non me lo ricordo, ormai era più di 10 anni fa. E siamo andati alla fine della gara e ci siamo fatti io e mio cognato il giro di tutta Interlagos a piedi. E poi erano aperti in K-Box, però vabbè, non si poteva far nulla, cioè, siamo passati dai box, c'erano una decina di team aperti col box, non era come per dire Formula 1 o roba del genere, che finissi. Questa, Monza, ci sono andato a piedi, e poi vabbè, quelle che ho corso, che sono piste minori, la pista azzurra e tante altre, che quelle lì che sono, ho corso con la Ferrari 458 Italia e la Lambo. Porca loca, Loki. Qua Sharder è arrivato, eh. E Monza e poi quell'altra, quella a Misano, che sono andato una volta con il mio amico a vedere le moto e basta. A Formula 1 ho visto quando correvano i vecchi, le vecchie Formula 1, quelle che ti spaccavano le orecchie. Superbike l'ho vista 4 anni e tutte le varie gare minori di Superbike, così di moto. La MotoGP, diciamo che sono cose... che a me piacciono, motori, ma una volta nella vita può bastare. Adesso vorrei proprio andare a vedere una gara con queste qui di adesso, per vedere la differenza proprio. Di rumore di motori. Tempozzo Andrea! Grande Andrea, questa pista Andrea non lo batte nessuno, eh. Oh,
Porca, questa non me la ricordo mai, porca loca. Cosa è successo? Che cosa è successo? No. Che è successo? Ma chi è? No, cosa è successo, Andrea? Allora, io questa macchina qua, porca loca. Porca. Faccio una fatica, ragazzi e ragazze, amici di Twitch, a tenere in pista sta macchina, che è una cosa che davvero, che io voglio imparare a guidarla, la Porsche. Ma caspita, oh. Ciao amici e amiche di Twitch, quarto giro Interlagos. Ah, qui è da seconda, non c'è nulla da fare. Voglio proprio capire cosa è successo all'amico Andrea. Oh! Ah, cos'hai combinato, Loki? Ah, non sei dato addosso, vero? Porca Loki. Dai, non si fa così, bisogna giocare tranquilli. Cosa è successo? Ma cosa è successo, raga? No, dai. E intanto Drums è primo? Franco, Willis, Drums è primo, Interlagos. Una pista difficile. Non so, noi non l'abbiamo visto. Ho visto l'amico Andrea che si girava, quello l'ho visto. E l'ho visto anche adesso. Però se succede, Loki, dai subito la posizione, non stare davanti, capito il discorso, Loki? Vabbè, io prima vi ho sportellato. No, io in realtà non vi ho sportellati, per quello non vi ho dato la posizione in quella gara là, eh. Cioè, perché io ho sorpassato voi due onestamente, però probabilmente c'era il lag. Ah, bastava che dai la posizione, non devi uscire dalla gara. Cosa risolvi uscire dalla gara, Loki? Devi imparare le tecniche e la vita da pilota. Segui l'amico Marco Dranze che ti insegna tutto. Basta solo che fai un piccolo bonifico sul conto corrente di Marco Drums Games e lui ti insegna tutto quello che vuoi. Tutto quello che vuoi. Ho visto un Vertex entrare nella stanza, ragazzi. Ho visto bene o i miei occhi hanno visto male? E amici e amiche, Marco Drums inaspettatamente vince Interlagos. Proprio così, grande Franco, proprio così Vertex, grande Marco Drums vince Interlagos, incredibile, grande. Grande Joe, sì, ciao Vertex. Oh, grande Andrea, bravissimo. Se non era per la sportellata dell'amico Loki e la girata che ti sei fatto di primo,
Eri assolutamente primo, amico mio. Però non fa niente, noi ci divertiamo, raga, chi se ne frega. E grande anche Sharder, che comunque ogni tanto non la vince. Grande Vertex. Allora, Twitch Vertex, follow me. Yes, baby, yes, baby. Seguite Vertex, eh. Ciao. Io vorrei mettere quella cosa lì, come si fa? Mi è andata male. Beh, Sharder, non puoi mica sempre vincere, eh. Ma non succede nulla, fin quando... Oh, ho cambiato... Aspetta, ragazzi, ho sbagliato, ho cambiato... Il coso sul telecomando, c'è una roba stupidissima. Che cos'è sta roba che fanno in TV? Poi ci credo che la gente non guarda la TV. Aspetta, mi è successo nulla. Fin quando siete voi, se fossero altri mi incazzavo. Oh, grande, grande. Bella Andrea, bella Andrea. Come faccio a mettere quella cosa fichissima che ha messo Vertex? Lo voglio anch'io, lo voglio anch'io. Come si fa a mettere quella scritta, ragazzi? Qualcuno me lo dice? Allora, vediamo se Vertex ha anche lui la 911. Mi sembra di vedere sotto la mia faccia che ce l'ha anche lui, eh? Quindi dai, Loki, entra dentro. Ma Andrea, scusa, quando sei tu girato? Dietro o fianco di me? Perché non ti ho visto proprio. Si vede che è un po' l'online, Loki, un po' magari ti ha preso dentro. Come ti ha detto Franco, quando la prima gara che io ero lì di fianco a voi, nella mia non si è visto che vi sono venuto addosso, capito? Vi ho solo fatto così, non si è visto sportellato, non ho visto niente. Invece nella vostra, perché l'online è merdoso, vi ha sportellato, vi ha buttato fuori. Non c'è problema, ragazzi. L'unica cosa, date subito la posizione e si finisce la gara. Grande, grande Andrea, così ti voglio, bravo. Allora, è entrato anche Vertex. Vedo che abbiamo tutti la 911. Camiseria, sta macchina, devo imparare a guidare sto rottame. Cambiamo pista. Dai, facciamo scegliere Vertex. Vertex, vabbè, perché facciamo scegliere Vertex? Sì, vabbè, tanto le fa tutte bene. Vertex, che pista facciamo? Dai, scrivi nella chat che pista facciamo. Ok, dai, intanto ti fumi una siga. Che tra l'altro dovresti anche smettere di fumare, amico mio, il fumo fa male. Però un po' alla volta, capisco tutto. Io volevo sapere da Vertex, il mitico, che pista facciamo. Se no, Sharder, potremmo fare... Sai quella lì che facciamo anche online tra di noi? Quella lì lunga nelle asiatiche? Tokyo qualcosa? Quella bella che c'è il curvone, il destra-sinistra, il curvone a sinistra. E poi c'è anche la discesa. Che pista è questa qua, ragazzi? Che io non mi ricordo. Tokyo qualcosa? Kyoto, grande Franco, Kyoto. Vai, Sharder, facciamo Kyoto. Bella, bravo Franco, ti vedo bello preparato, grande. Grazie che mi dai una mano. Yamajiwa. Devo staccare la live, il mio telefono al 2%, in caso quando mi devi dire qualcosa scrivi su WhatsApp. Beh, sì, non ti devo scrivere niente. Ma mettilo sotto il caricatore sto cazzo di telefono. Scusate, cazzo di telefono. Ma mettilo sotto il caricatore sto telefono, no? Ma come fai, scusami? Anch'io, guarda, ce l'ho attaccato al cavo, eh. Si vede? Lascialo attaccato sto cazzo di cavo. Ah, ok, allora ha un senso, perché sennò... Allora, io Sharderino non lo vedo fare le cose. Sharder, ci sei? Batti un colpo, amico mio. Secondo me Sharder è andato a farsi un gelato, eh? Secondo me. Io la butto lì. Vabbè, intanto che Sharderino non cambia la... Tra l'altro Sharder ha le dure, eh? Sharder... La motivations? Qual è la tua motivazione per cui insisti ancora con le dure quando tutti siamo con le morbide? Sharder? Non c'hai i soldi per comprarle, 38. Allora, Sharder, facciamo quella Kyoto. Maga, Awe, leggi la chat, l'ha scritto Franco che pista è quella lì. Yamajiwa. Penso proprio che si pronunci così, vero Franco? Yamajiwa. Io amo il Giappo, eh. Ma è giapponese?
Caspita ragazzi, stavo vedendo un attimo con nulla da dire ok con nulla da dire alla mitica Microsoft, che con Xbox sta facendo delle cose veramente fichissime. Infatti io ho anche la Series X, raga, e non vedo l'ora che venga fuori il Forza nuovo, oltre l'Horizon, vabbè, che è bellissimo, ma volevo Forza proprio. Che poi tra l'altro il G923 non funziona, porca loca, è per quello anche che volevo fare il setup, il passaggio extra col DD Pro, che andava con tutto, PC, Xbox e Play. Invece ho scoperto che il G923 non va con la Xbox. Oh, Vertex ha già piantato di un bel 1,30, eh? Cioè, tanto per star tutti zitti. Grande Vertex. No, non va, porca loca, l'ho scoperto dopo. Se no prendevo il G29, invece ho voluto prendere il G923 Play, perché pensavo che comunque era compatibile, invece no. DD Pro invece sì, è compatibile, perché ho letto il Fanatec DD Pro. Vertex è molto veloce, sì. Vertex è molto veloce, sì. Devo dire di sì. Sto iniziando ora. Ah, ok. Allora andiamo, Sharder, facciamoci un'altra giro a questa, allora, visto che Vertex sta facendo i tempi, Andrea sta facendo, io sto facendo i tempi, ce ne facciamo un altro. Però cosa è successo? Eh sì, Franco, e stavo dicendo io adesso, finché non è cambiato il mondo, il DD Pro è introvabile, non si trova da nessuna parte, ci entro tutti i giorni ma non riescono a farlo. Allora, come mai, mi sa che ho corso nelle dure, sì, hai corso con le dure, amico mio, assolutamente. Ecco perché non eri competitivo, adesso vai a comprarle. O se no, tieni le dure, dai, così almeno non arrivo ultimo io. Ok ragazzi, dai, siamo... Ok, let's go! Vabbè. Così è quando andiamo a fare la spesa. Beh, spesa 170 all'ora, già è un spesone, eh. Ah no, le ha comprate anche lui le gomme. No, non comprarle, Charter, ti prego. Potevo morire. Vai, giro veloce Brahms! Voi ragazzi, come la usate la visuale? Io ormai che sono troppo abituato a questa qua, da cofano. Perché a volte all'inizio correvo tantissimo con la visuale da dentro, dopo sono andato con macchina un po' più con la visuale interna, che era veramente faticosa da vedere, faceva fatica, ho cominciato a usare questa qui, questa da cofano, perché mi rende l'idea che sto correndo con una macchina, perché quella senza, quella dal muso
e hai lo specchietto del retrovisore. Ah, ok. No, io l'altra, quella lì senza nulla, è vero che si vede bene la pista, ma non riesco a capire le dimensioni dell'auto, no? Invece il Formula 1 dall'alo. Porca Porsche. Oh, Vertex! Ciao Willis! Ciao amico mio, buonanotte, grandissimo. Stavi bene, eh? Mi raccomando. Ah, vedi come l'ha preso. Ciao, buonanotte. Passa quando vuoi e se ti vedo online passa dentro anche nella tua live, grandissimo. Grazie di essere passato, Willis. Buonanotte amico mio. Per quale motivazione Vertex è andato a sbattere sul muro? Vabbè. Dai che arriva Carla, ragazzi, che gioca con voi, la mitica Carlita arriva, Bragali TV, mi raccomando di seguire il suo canale. Cazzarola! Ciao amore mio! Ciao! Un attimo. Ok. Vieni mio amore. È arrivata Carla, raga! Però il telefono non è qua. Ah, sono sudata, le ho andate a fare. Madonna. Cosa avete fatto? Siamo andati fino a giù, 6 km. Non si dice. Sei tutta sfradicias. Ma è sudore o è acqua? Sudore, sì, acqua. Ciao Carla, Vertex, grandissimo. Si può partire, ciao, amico Sarderino, eh? Sarder, voglio giocare. Dai, parti con questa Sharder così non possiamo fare un altro, dai. È tempo di riprendere. Sì, intanto sono 5 giri. Stiamo giocando con questa, tu cosa vuoi giocare? Uso la BRZ, non so, quella che vuoi tu. Questa è bellissima. Mi chiama Pico questa. No, è la 911, la Porsche. Sharderino, parti con l'evento amichino. Ciao. Allora ragazzi, sportività a palla, forza. Sportività a spalas. Come è piaciuta la livrea di Sharder? Sì. Oggi ancora non l'ho detto. Eccolo lì. Telefono è no, seri, ultimo, come vi permettete? Vai, dai, 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 dai. Vai piano Loki, che non presporterarmi tutti, sennò poi non vengono più a giocare con noi. Vai.
hai Loki. Se ti avvicina a questo, ah, è quella di Santini, è benissimo. Eh sì. Però è contrario. No. Questa è la pista normale, l'altra che hai visto da me era quella, quella lunga, che andava a destra lì invece di sua sinistra di qua. Ieri siamo qui. No. No, 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 no. 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 Beh sì, quelle che non sono, che non esistono, sì. Eh no. Eh no, se riconosce come se la canta. Allora col punto di là mettiamo tu. Però un giorno deve fare. Eh no, non prendo lo strike, cazzo me ne frega. Non sei fuori. Prendi uno strike, poi succede qualcosa negli altri e ti chiudono il canale. Tre strike e chiudono il canale, non c'è verso. Non puoi far niente. Chiuso, basta, devi cominciare tutto da capo. Quello che ti dico sempre, a volte. Quando c'è musica anche che passi in corridoio di tenere zero, proprio non devi passare con la musica. Se il sistema riconosce che c'è la canzone, ti arriva il ban diretto, non è che ti tappi a Vertex. 1.37 Vertex, sta volando. Vertex vola, Colombo bianco vola, con questa Porsche stai volando. Ma perché a me mi si ingarbuglia tutta sta cazzo di macchina? La pista la conosco, poi è una questione di come prendi un po' di più, prendi un po' meno, ma io col volante così è dura stare a competere proprio al 100%, che ogni tanto frena e dobbiamo schiacciare un centimetro prima che frena, perché devi schiacciare, sai, c'è la zona morta che se no ci entra sempre dentro, io praticamente devo sempre schiacciare al massimo, vedi, qua è sempre che ha schiacciato troppo. Comunque per te, però, se vuoi un consiglio, sì. No, non c'entra la macchina. Se vuoi un consiglio, la bitola, perché questa qua quando molli l'acceleratore o fai, ti gira. Per me è il colore. Sì, sì, la bitola. Dimmi, di Olivia. Olivia, no, dobbiamo prendere Cristina, se viene troppo dietro. Perché l'hai curata anche lei? No, ma ti rimani male, se non la possiamo portare. Prendiamo se c'è prima per la bici, Dopo quando gioco io da anno che te ordina già. Ma non si può ordinare così i cestini, come cazzo fai a ordinare i cestini, vanno in base alla bici. È quello della mia, è giusto, per la grandezza dietro della mia. Perché c'è la foto dove appoggio la bici. Ma lo ordini tu? No, amore, ma bella, mio amore, bella, sei tu tutta bella, mio amore, bella, mio amore, bella, mio amore. Ma mamma sta dicendo a papà di ordinare il cestino, così vieni in bici con la mamma. Sì, dai, sì. L'amore è bello, sì. Vedi come rimane male poi. Mamma non si lascia più, mamma. Adesso mi sta papà di ordinare il cestino. Ed è un cestino apposta largo, e sopra c'è la gabbia. Quindi lei vedi, capito? E non cade, anche perché è da dentro, quindi non salta. Non... Madonna! Sta volando, ragazzi! Dietro c'è l'amico Andrea. Dietro grandissimi, Andrea, ragazzi, siete troppo bravi. Sharder, Loki, Loki e il mitico Marco Dranzi. Sì. Te
a 3 millesimi da Lotte, è vicinissimo. Cioè 17 da Alberto, 70 roba. 3 secondi baby, 3 millesimi, cazzo ero, mi ero già... No, 3 secondi. Mi ero già pompato. Ma perché hai giocato con questa macchina? Perché voglio... quella che farà la livrea e stiamo cercando di fare livree che non, poi non è che le usiamo una volta e voglio detto Shard, proviamo a fare con questa, così mi fa la mia livrea Marco Drums Games e quella del clan, no? Del gruppo. Questa è sua, è proprio Shard Design col lupo, non c'entra niente noi, è sua. Io ho visto quella, Shard è fantastica, stupendo! Il logo, esatto, bellissimo, col wolf, con il lupozzo, sì. Però è sua, capito, quindi sì. Bellissima. Ieri ho corso con la tua macchina. Facciamo pubblicità al mitico Sharder, ma poi vogliamo, allora mi fa che macchina vuoi, che livrea vuoi, che è un po' che non ne fa a me, anche a te Sharder, e gli ho detto questa qua, se però tu la usi, mi pare sì. A usarla, sì. Che è, capito, possiamo... Ma poi rivisitare la mia vita con il lupo. Il lupo è il mio. Vabbè. Adesso c'è qualcos'altro. Ma è già arrivato Vertex? No. Non ancora. Ne arriverà, perché. Ma vieni con la bandiera. Porca, vedi? Se dai la frenata dove non devi, porca, tutto. Ecco arrivato. 1.31, grande Vertex. Grande Vertex! Bravo, bravo. Franco! Grande Andrea! Grande Franco! Il nostro amico Vertex, grande. Grande Shard, è arrivato. Grande Andrea, bravo anche te Andrea. Ciao Corzun follower, ciao, thank you for follower. Grandi, bravo Vertex, grande Andrea, grande Marco, grande Loki, grande Marco Drums Games, ultimo. Thank you per il follower. Kau Razan. Thank you so much. Se invece sei italiano, grazie. Allora, adesso... Se sei brasiliano, obrigado. Brasilero, obrigado. Allora, mettiamo, ragazzi, se vi va, Giulia Racer, GRG, Giulia Racer. Ciao, Giulia. Sono italiano. Prego, sono italiano. Grande, Kou. Io ti chiamo con le prime tre. Kou, grandissimo, Kou. Grazie del follower. Sì, beh, però chiamo tutti con le prime tre cifre, poi non voglio fare favoritismi che uno lo chiamo tutto intero. Ok, gli ultimi saranno i penultimi e poi terzultimi e poi quintultimi. Oh Franco, stai calmo. Grande. Sì, è fantastico. Fammi vedere la livrea. Che cosa? Amore, adesso non si può. Dopo. Non possiamo uscire, poi rientrare. Già Andrea fa l'ultima. Allora, grande Giulia. Ciao Giulia Racer, grandissima. Penso che è l'amica di Vertex, Giulia Racer. Nel senso, piano si migliora. Ah, ok. Ti stavo già mandando come ti ha mandato prima Loki. È un G923, Kou. Anche io voglio giocare. G923, sì, comunque è l'evoluzione del G29. Praticamente è un G29ino. Però ho un problema che il freno un po' entra, quando tu acceleri frena anche un po' ogni tanto. Allora praticamente gli devo dare una bella pulita e niente. Non puedo. Vieni in party. Grande Giulia. Allora, come si fa a scrivere? Perché volevo scrivere anch'io ciao Giulia, inserisci testo. Salve. Ah, ci sono già fatti. Ok. Mi dispiace. Ah, è roba già fatta. Non si può scrivere. Ok. No, facciamo okay. Buonasera. Allora io ho scritto qualcosa. Buonasera, bella raga mitici. Ah, bella raga mitici è il mio, però volevo mettere anch'io quella. Grande psico, grandissimo. Allora sì, allora Carla vuole farla con
perché non la conosce la Porsche. Allora, voi se volete fatela con la Porsche, così Giulia... Poi tra l'altro, amico mio, Ciccio Coppola. Ciao Ciccio Coppola, miticissimo! Ciccio Coppola, iscriviti immediatamente al canale di Marco Drums Games e Bragari TV. Immediatamente, amico mio Luigi, fallo iscrivere subito che non sto ancora vedendo se sei iscritto. Scrivi. Allora. Ah, ma si può scrivere? Porca loca, io continuo a scrivere questi messaggi del cacchio. Allora. Posso? Sì. Vabbè, lascia la Porsche. Non devo accelerare sì? Con... No, possiamo con fare... la Porsche, il gioco con la Porsche, dai. Lascia la Porsche. Aspetta che faccio un po' di pubblicità. Allora, mettiamo Trial Mountain, Sharder. Ciao amici, grandissimi. Trial Mountain. Ma qua è pregato. Sì. Oh, Trial Mountain. Allora, io ti ho già messo la Beetle, gli altri vanno con Porsche. Ok, ragazzi? La Porsche. Ma no, ma tu non lo corsi ieri con la Porsche. Non no, era la Porsche. No, ti giravi e poi dopo mi hai fatto mettere la Beetle. Ah, io giocavo con la Beetle? Sì. Eh no, vai, gioca con la Porsche, anche lei gioca con la Porsche. Ok, perché lei è l'unica che... Metti. Allora, ok, allora mettiamo la Porsche, dai, Carla, corre, stai solo attenta, eh? Ok, Porsche, ok? Ma ieri non ho corso con la Porsche. Non lo so, amore. Mi sa di sì. Ciao, amici. Oh, sto scrivendo a Giulia che ha detto che si iscrive al canale. Ok, dai. Allora, ci spostiamo magicamente, magica bula, mitica bula, bighi di bighi di bu... Porca miseria, stavo spaccando il cavetto. Vabbè, sta Marco Drums. Bidibu. Ed ecco, appena mi spacca il ginocchio mia moglie di solito, perché quando tira indietro viene sempre verso di me. Ok, andiamo. Sì. Ok. Scusa mio amore. Ok ragazzi, dai, forza e coraggio. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi. Grande Cow, adesso sta correndo Carla, sta correndo mia moglie, la mitica Bragali TV, eh. Ciao Ciccio. Non ti piace? Se non ti trovi, cambiamola, amico. Esatto, basta frenare un attimino. È molto bella, comunque. È solo che la Porsche devi... Non bisogna mai mollare l'acceleratore e schiacciare il freno di botto, capito? Perché appena lasci anche solo l'acceleratore di botto... Ciao amici e amiche di Twitch, sta correndo la mitica Carlo. Bragali TV, ecco, vedi? Qua è solo perché hai lasciato l'acceleratore, eh? Capito come fa il Porsche? Invece la Beetle, tu lasci molli l'acceleratore a botta, lei va. È questa la differenza. Grande Vertex, grande Andrea, grande Loki, grande Shard, ci siamo tutti. E c'è anche la mitica Giulia Rexer, grandissima, eh? Sta correndo anche Carla, eh? Giulia, dopo glielo scrivo. Allora, aspetta che seguiamo Core, aspetta che ti ricambio il follower, amico. Ok, grazie. Samu l'avevo già ricambiato, sì, assolutamente.
Ecco, dai, raga. Cos'è che c'è scritto? La Beatles si guida molto meglio. Sì, sì, sì. Infatti volevo fargliela provare. La vuoi? No. Però volevo anche, Franco, far cambiare un po' macchina a mia moglie, così. Aspetta, mio amore, non fare così. No, lascia. Ma chi se ne frega? Ma sì, ma chi se ne... No, tutti giocano con quella. Fammi giocare. Oh mio Dio, vai, giocare, dai. Non c'è problema. Vabbè, ma se giochi anche con la New Beetle, ma chi se ne frega? No, almeno è... Ma detesto questa macchina. Nella pista che conosco, c'è. Bello. Mi viene da mollare la scena. Bello. Franco, la Porsche è così, spiegaglielo un attimo a Carla che la Porsche è una macchina di... Madonna, la detesto. Grande Andrea, 1.38,9, grande amico mio. La Porsche è strana, dai, non si possono dire certe cose, è strana Franco. La Porsche è strana, detto proprio strana. Mamma mia ragazzi, che caldo. È strana. Anch'io prima ho mollato giù un attimo nel destra e sinistra, giù in discesa, è andata via, ma per paese. Per quello che io volevo provarla però. Perché comunque bisogna anche un po' abituarsi alle macchine un po' strane, ecco. Brava. Oh, Vertex che gli ha piantato giù 1.37, ne vogliamo parlare? Grande Vertex! Caspita, 1.37 è tanta roba, tanta roba amico mio. 1.44 non gli inconfimo. Mio, stai andando piano. Tra l'altro ragazzi, non so se voi lo seguite, Scottex, che era un ragazzo che è andato in Giappone, credo che sia ancora in Giappone, che fa tutti i disegni e faceva tutte le cose un po' particolari, ma fa molto ridere. Faceva anche tutte le robe tipo l'iPhone grande, grandissimo, tutte queste cose qua. Grosso, grosso, più grosso. E ha preso. E lui ha creato la nuova, non il Corsino, ma ha creato il. Aspetta, cos'era il. Grassetto! Grassetto! Una roba del genere. E il prossimo video che deve fare è il sottotitolato! Fortissimo. C'è ogni tanto qualche youtuber, streamer o creatore di video su YouTube, roba del genere, che fa veramente ridere, sinceramente ogni tanto ce n'è qualcuno fortissimo. Fortissimo spray. Ciao ragazzi, benvenuti. Sta correndo Carla, così mi rilasso un attimo. Fa un caldozzo Caldoschi, l'amico Guatemala che è entrato prima, il team racing dal Guatemala, grandissimi, entrano sempre dentro. Ecco qua, devi stare attenta perché se gli dai il colpo di freno lì, quando sei storta, sei fregata. Purtroppo è la Porsche. La Porsche, perché come dice il nostro amico Franco, è una macchina strana. O se la vogliamo dire in corsivo, strana, mio, strana. Ragazzi, incredibile, come una stupidaggine diventa virale, è una cosa impressionante. Poi c'è gente che studia tanti anni e non viene cagata di studio, vabbè. Comunque, Giulia! Oh, Giulia! Grande Giulia! 1.37 è andato paga Vertex! Vero Franco? Poi gente che studia tutta la vita e scopre non vengono cagati di striscio, però vabbè, è un mondo che gira così. Ma a noi ci piace perché siamo streamer, quindi dobbiamo diventare virali pure noi. Giulia, 1.36,2. Ma io avrei da dire una cosa, sti cazzi, però brava Giulia, oh, grande, speriamo che si iscriva al canale, così almeno vede... La mitica... Dopo glielo scrivo. E siamo in live.
Bravissima Carla, brava mo. Caspita, non me lo aspettavo. Bravo, no, no che sappiamo benissimo che le donne quando si impegnano sono molto più bravi di noi. Con più costanza, più costanza. Però è il primo che dà paga a verde, quindi già Giulia mi piace un botto. Se poi vuoi ti iscrivi anche al canale mi farebbe proprio piacere. Come mi diceva sempre un mio amico, che non mi ricordo più chi me lo diceva, ricordati che quando credi di essere bravo in qualcosa c'è sempre un bambino coreano di 2 anni che è più bravo di te. Questa è proprio un... Questa è filosofica sta cosa. E abbiamo 1,43 il tesoro. Oh! 1,36 ma è stica, eh! Vertex lagga tutto, porca loca Vertex. Oh, è brava Giulia, ma è una tua amica Vertex? No, Vertex è uscito. Ma porca loca. Gli lagga tutto. Prova a rientrare Vertex, ce la fai? No, dai. Allora, possiamo anche iniziare la gara, Charder, eh? Se vuoi. Aspetta, no, aspettiamo un attimo che vediamo se Vertex entra. Tra l'altro, il buon Vertex mi ha scritto da qualche parte. Ma aveva scritto, se non sbaglio. Perché la chat è ferma? No. Non mi è neanche uscito fuori sul computer perché lagga tutto. Ah no, l'ha scritto... chi è? Giulia! Mia moglie poteva morire! Boom ancora! Ma Giulia, ancora insisti! Vai, vai, accelera. Credo di sì. Charderino, fai partire la gara? Tanto credo che Vertex non è neanche nella live, quindi non so se rientra. È qui, mo, devi stare attenta. Sì, no. Sì, però vedi cosa fa. Adesso anche non giocando, fa quella roba lì, capito? Io dono, tu doni la prontezza, Loki, eh? Tu doni al mondo il fattore che sei pronto. Va bene, ci stiamo. Io dono pronto, raga. No, porca miseria, ma Vertex è uscito, c'aveva il lag, c'aveva. No, questo corsivo. Oh, oh! Chi è? È Giulia! No! Cosa è successo? Si è scassata la macchina. Porca lo porca. Scusate, Charder. Scusa, Charder. Ecco Giulia. Ma si vede che gli si è incasinata la macchina alla Giulia. O forse, ve lo dico io, ha voluto partire come ultima per superarci. Devi più calma, devi... Stavi guardando avanti forse. La macchina, devi imparare anche... Frena, vai, accelera. È un Porsche, amore, perché le Porsche corrono. Ma certo, devi imparare tu a guidarla. Come stavo imparando io che ho fatto 5 gare, la quinta cominci già a capirla. Ne fai una, poi dici mi fa schifo, non giochi più, devi imparare anche con altre macchine, sennò ti fossilizzi sulla Porsche, sulla BRZ e la Beetle, basta. Comunque ti ho detto di correre con la Beetle, non c'era problemi. Allora non impara. No, allora impara. Bene. Allora impara. O no, Franco. Fai il tempo, fai il tempo. Cerca di capire quando molli e ti parte e non farlo più. Già, vedi, adesso hai mollato e ti è data via. Non devi farlo più questa cosa. Impara a non farla. Ciao amici di Twitch. No, devi mollare l'acceleratore, ma non come molliamo noi sempre di solito. Mollarla un po' più lentamente e prenderla un po' più lenta. Ok che sei più lenta, ma almeno non esci.
E poi è una questione di sensibilità, vedi, in base a quanto schiacci, non è che si può dire tanto, oh Andrea, grande 1,45 e 109,4. Dai Andrea, Giulia è prima, comunque, secondo me l'ha fatta apposta a partire prima, ma ha decelerato, poi adesso ci sta picchiando dentro, perché mi sembrava strano una partenza magari in quarta, è partita in quarta magari. Magari è la campionessa mondiale italiana di Gran Turismo 7 e sta giocando con noi ragazzi, tutto può essere, perché la vedo veramente brava. Poi tra l'altro è un gioco solo per PlayStation, adesso fa anche un pit stop. Si fuma la siga, il pit stop, un caffè e poi dopo torna a giocare. È ancora prima, eh? Comunque ragazzi, Andrea corre, Andrea è tosto, No, è peccato che Vertex tutte le volte che entra con noi c'ha sempre problemi assurdi a giocare e non riesce mai a fare 4-5 gare di fila, riesce a farne una, massimo due e poi esce. Non so se esce o lo sbatte fuori, perché poi non entra neanche in live per dirci cosa è successo. Perché poi tra l'altro DRG non so se è del team di... se la live Sharder l'ha fatta solo amici, o è un amico degli altri, un'amica degli altri, la mitica Giulia, oppure è un'amica di degli amici di Phil, che mi sembra che era DRG. No, non dar gas. Quando ti porta fuori non dare gas, molla. Molla piano, ma molla, perché se tieni giù fa... Oh. Devi capire, la curva è a destra, tutta a sinistra, si frena fino a metà curva. Quando a metà curva acceleri tutto e esci, stai tutto sulla destra, tutto sulla sinistra. Così prendi praticamente la curva così, no? Vedi? Esatto, così. Tutte così vanno prese, non solo le S. Ma sei brava, riesci a capire tutto e riesci, questa pista poi ti piace. È solo che con questa macchina devi frenare un po', perché se tieni giù, così è un po' troppo. No. Almeno non ti giri. Però dai forza, guerritta, ti voglio morto, mai mollare, dai giù, vedi qua come scivola, molla un po', molla il gas, ok, dentro gas, gira, grande Franco, va bene, vai tranquillo, ti aspettiamo. Frena, bravissima, perché frena, non è una macchina di merda, cioè frena, eh? È solo che ha questo problema, come tutte le Porsche, che è posteriore, che scivola, che ti dà la botta dietro e ti e va via di culo, vedi? Vabbè, piuttosto di... sei stato già bravo. Posizioni ferme però, dall'inizio gara praticamente ognuno sta correndo la sua gara. Giulia ci ha picchiato dentro un 1,36, grande, che era 0,31 tra l'altro, forse ancora meglio di quello che ha picchiato. No, devi frenare di più a metà, solo a metà puoi accelerare, cose che poi Carla va più veloce di me, è più brava, però quando vedo che fa certi errorini glieli dico, ragazzi, non è che voglio insegnare niente a nessuno, vero mio amor? Perché sei bravissimo già qui. Qualcuno si è incastellato, vediamo un attimo. Eppure non vedo stravolgimenti. Chi è? Loki. È Loki. Dai che puoi prenderlo, mo. Prendilo come riferimento e vai. Vai a prenderlo. Gira, mo. Tira di più. Tira di questo volante. Bravo. Brava! Attenta, vai, gas. Molla un po'.
Ok, bravissima. Sì, qui specchietto, fiancata, parafango, paraurto anteriore, sinistro, parafango. Porta sinistra, vetro. No, no, no. Si frena un po' di più e poi quando sei dentro c'è le... Brava, brava, brava. Attenta che c'hai gli occhi sulla destra. Eccolo. Abbiamo sentito tutti, ragazzi. Così è giusta, perfetta. Poi è solo questione di limare, di andare più veloce piuttosto che, ma così è perfetto. Gira, gira. Non aver paura a girare, mio amore. Gira sto volante. Oh. Vai che ti aspetta, vai che ti aspetta, così fate l'ultimo pezzo insieme. Dai, gira, gira, gira. Vai, Loki. Vai, 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 accelera. Grande Loki! Mamma sta Porsche, oh! Non la vuole più vedere! Cosa è successo, Giulia? Oh! Ui, ui, ui! Mi ha tenuto dentro Loki! No, ma cosa è successo, Giulia, che è quinta? Si è disconnessa? Era ferma? Ah, era ferma? Cosa è successo? No, ma qua c'ha problemi online, credo. Sharder! Assurda sta Porsche, ragazzi. Giulia, complimenti, bravissima. Brava Giulia, non sente, non è in live. Mi sono fermato. Ah, grandissima! Race in Dark, grande, non pensavo che eri dentro in chat, amica mia, brava Giulia, ti ho scritto, siamo nella mega live, Giulietta, grazie. Oh, se per caso ti va, io mi sto iscrivendo al tuo canale, iscriviti anche al mio canale, grandissima, accesso, Race in Dark, tra l'altro stava correndo mia moglie, caspi, oh, si è iscritta, grande, grandissima, ah sì, io mi sono già iscritto, grazie, 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 grazie per il sostegno. Grande, grande Loki, bella lì ragazzi. Io so, ho sentito. Ah, ok, grandissima, grandissima Giulia. Comunque stava correndo mia moglie Carla, eh. Carla, amore mio. Ciao, ciao Giulia. Grande, grande, grande. Stava correndo Carla. Allora, le nostre live e le nostre gare sono per divertimento, eh. Il Vertex è uscito fuori a metà, boh, non lo so. Dobbiamo fare un party. Sì, 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 la prossima volta. Adesso, se ti va Giulia, e così poi chiudiamo la nostra live, che sono già 2 ore e 14, corre Carla, eh. Però corre con la No Beetle. Ti va di fare un'altra gara? Cosa vuoi fare? Verse che è un mio amico. Ah, eccola Giulia, mi sembrava che andavi troppo forte. Va bene, va bene. Ogni tanto ero secondo tutta la vita. Sì, infatti Andrea, però sei stata bravissima. Bravo, bravissima Andrea, bravo. Bravo Andrea anche, ragazzi. Oh, cioè, per correre come Vertex e la nostra amica. Però Giulia, mi sa che gli dai paga Vertex, eh? Brava, 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 complimenti, mi piace. Sì, 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 sì. Dovremmo fare delle live io e te, Giulia, che mi insegni a correre, così poi gli do paga anch'io a Andrea e a Sharder e a Loki. di poco. Sto di poco, però ho visto che non è male. Allora, scegli una pista che ti piace, Giulia. Sì, Vertex è bravissimo. Tra l'altro, Vertex è... Oh, amore. Sì, anch'io se posso ti mando la richiesta di amica, così quando siamo dentro, Giulia... Nürburgring, ok, vai, vai, vai. Nürburgring è quello normale però, quello pista, no i 20 minuti. Quale Nürburgring? No, per capire quale deve mettere, se è la pista o se è il Nürburgring Nordschleife. La 24, ah, il Nordschleife.
Allora, metti un giro però, Giulia, eh. Quelle ore sono 11 e mezza, dura 10 minuti. Sì, dai, un giro. Un giro va bene, Giulia? Va bene, ok, va bene, va bene, va bene. Ormai non sono più forte, quindi non ti devi preoccupare. Eccola qui, mia moglie, Bragali TV, Giulia. Allora, ok, siamo rimasti in tre. Andrea mi sa che se ne va. Sharder rimane, Loki credo, perché è sotto la mia face, quindi non riesco a capire. Giulia ha abbandonato, ma te la fai una anche a me, Marco, stessa cosa di Sharder. Bravi, bravi, bravi. La stanza è in fase di preparamento, vediamo se entra la mitica Giulia, se vede però la stanza a sto punto, eh. DRG Giulia Racer. Mi dai il mio telefono per cortesia, amore? Ah, ok, grandissima, grandissima. Guarda, se vuoi ti mando, se non ti la richiesta amico, così quando siamo dentro e vuoi farti una gara così. Mi ha Ah, accettato la ok, richiesta, entra perfetto, da me. grandissima. Ascolta, mi ha accettato la richiesta, entra Sì, da sì, me. sì, sì. Perfetto, perfetto. Perché prima ci vedevi perché c'era il mitico Vertex. Per quello più che altro. Allora. Eh sì, corri. Ah, corri proprio, corri, amica mia. Minchia. Posso dire stica DRG Motorsport 143. Grande, grande, grande. Ma corri proprio nella vita? Nella vita, Giulia, se vuoi guardare le mie livree. Sì. Beh, adesso non bombardiamo la poverina. Puoi cercarmi su Instagram. Se vuoi, puoi cercarmi su Instagram. Ok, adesso ti. E come sei messa su Instagram? Anche tu, se vuoi cercarmi, amica mia, sono Marco Drums Games su Instagram. Race DRG Giulia. Ah, beh, quello lì. Ok, adesso ti metto dentro. E poi se vuoi entrare, non so se tu fai live già di tue, se no quando vuoi, amica mia, puoi entrare dentro che noi giochiamo per divertimento, eh? Perché non ti trova sullo store? Sul PSN? Ah, ogni tanto te le fai, va bene. O comunque se mi vedi in live, entra dentro, ridiamo, scherziamo in chat, se vuoi giocare, giochiamo, ok? Io te lo dico, poi fai tu quello che vuoi. Comunque non ti trovo. Su, perché non ti trovo su PSN? Boh. È leggermente diverso quello Instagram da quello PSN. Ah! E quindi com'è quello? Vabbè, vabbè. Allora, adesso ti su Instagram, poi dopo ti aggiungo da Loki. DRG Giulia. Ah, col trattino alto! C'è il barbatrucco! Giulia, ma hai fatto il barbatrucco! Col trattino alto, trattino basso, eh? Ci freghi così. Va bene. È proprio un piacere, Giulia. Eccoti qua. Ok, dai, ti ho aggiunto. Nome reale, Marco Drums. Mi ha richiesto, perché non la manda? Ok, perfetto, perfetto, amica mia. Dai, Vertex Loki. Ok. Dai, partiamo allora. Io, Carla, la mia moglie Carla, la New Beetle, perché poi tra l'altro è Bragali TV su Instagram, mette delle, fa delle live quando è al lago, mia moglie, vero, mio amore, o quando guida, fico. E, voi potete usare, se volete, una GR3, ok, Giulia, Loki e Sharder, giusto? Voi potete usare una GR3, tanto poi c'è il limite di DPP, quindi non c'è problema, eh. Mia moglie è la Beetle perché gli piace. Diciamo che il Nurburgerino io farei subito la gara, ragazzi. Non facciamo neanche la prova. Belle le livree Racer in Dark. Dopo le andiamo a guardare. Ah, ha fatto proprio le livree. Ma credo che la mitica Giulia corre, eh? Ma io ti ho scritto in Instagram. No, in Instagram, Instagram, Instagram. Ok, comunque c'ho anch'io tutto, eh. Instagram, TikTok, Twitch e tutti quanti i social, eh? Dai, allora, se io direi DRG trattino basso Giulia trattino basso qua, eh? C'è il barbatucco. Ok. Mitica.
Ok, mi sono iscritto anche a Instagram. Bella lì. Bella lì, Giulia. Ok, dai, corriamo. Corriamo, corriamo, ragazzi. Io direi di fare immediatamente la gara a sto punto, perché il Nürburgerino Nordschleife è tanta roba lunga. Cioè, facciamo direttamente il Lambaradam. Ragazzi, iscrivetevi al canale Twitch di Loki e anche dell'amica di RG Giulia trattino in mezzo racer. Adesso mi sono reso conto del trattino su Twitch. Dai ragazzi, dai che si corre! È proprio un piacere vedere donne che vanno forte, amore mio, dai, e anche mia moglie è bravissima, eh? È solo che, poverina, lei non... mille impegni, mille cose, non è che corre tantissimo, né mio amore, però è brava, sei bravissima, Carla. Allora, qui è la tua pista, è la tua macchina, vai, vai, come se non ci fosse un domani, ok, mio amore, non ti dico nulla, fai tutto quello che vuoi. Ha preso la M6, la nostra amica Giulia è una donna da BMW. Vai cavolo! Grande Franco ti incita, grande Franco, grande, grande, grazie amico mio. Oh, allora, già partiamo che Sharder e Loki se le danno di santa ragione, eh? E Giulia è andata, ciao, Giulia ha vinto. Già, Giulia ha vinto, non la vediamo già più, ragazzi. Qui si sta parlando di... No, 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 no! Cosa è successo? Cosa è successo? Attenzione Giulia, potevi rischiare la tua vita. Ti ho visto malissimo. Perché mia moglie sportella tutti, soprattutto quelli fermi. È proprio una cosa che gli va spontanea. Li c'entra tutti. Li c'entra tutti. Ok, ok. Baby. Brava, brava, brava. Ok. Secondo me, io ve la dico giù. Giulia ha capito un po' che siamo gente che si diverte, ride, scherza, non siamo troppo bravi, no? Nel senso, no che siamo scarsi, eh? No che sono scarsi. Però che siamo un po' così e così, e secondo me frena, no? Frena, lascia andare magari Loki un 30 secondi, un minuto, un minuto la Giulia, fa andare Loki un minuto, così Loki si pompa che dice, minchia, oh, sono primo. Poi arriva e boom, ci branca dentro a tutti. io credo che sia così. Eccola che arriva. Mamma mia, l'ho vista a fuoco. Non c'era, è arrivata praticamente dietro a mia moglie. Dai mio amore, siete due donne. Forza, forza. Ma che stai prendendo comunque, Stai andando fortissimo, mo. Bravo, bravo, va. Porca Giulia! Allora, la Giulia è un po' come mia moglie, allora, abbiamo capito sta cosa. La Giulia è un po' come mia moglie, qualche legnata la dà, eh. Vedi che non è passata, però. Vedi che non è passata. Brava, brava, sportività. Dai, dai, dai. Dai, amore. No, vai tranquillo, Giulia. Vai tranquillo. Anche mia moglie è uguale, eh. Quindi quando ti sportella, figurati, eh. È solo perché sei dietro, perché se eri davanti sicuramente ti dava una cartellata anche a lei. Oh, eccola qua la Giulia che è andata. Dai, sportella la mo. Oh, oh my god, eccola qui. Sfondatina, scusa. Ragazzi, incredibile, incredibile. Mai visto una cosa del genere. Due donne che si stanno sportellando. È Franco, due donne che si sportellano, mai visto una roba del genere. Oh cacchio, allora dai amo, no dai, così è proprio nulla, dai mio amore. Eh beh, frena un po' di più, no? E mo frena, cazzo, cioè piuttosto che andare fuori frena. No, più che altro almeno sembra che hai fatto qualche gara, se no tutta fuori, tutta dall'inizio alla fine. Sembra che, scusa, sembra che non hai mai corso. Piuttosto è un po' piano. Vedi che la Giulia vuole un po' di azione con te. Vedi che è lì che ti aspetta, sennò era già... Però sta proprio andando tipo a fare la spesa lei, cioè... Dai, uomo, spingi sto bottom. Qui devi frenare, che non te la ricordi.
è da seconda qua. Ok, non troppo, sennò è da andare a fare la spesa. Adesso c'è la Giulia, giocherò. Dai, entra la Giulia, amica mia Giulia, entra dentro così il cuore mia moglie gli fa imparare un po' a andare un po' più forte, perché brava è brava, non lo faccio apposta purtroppo in spesa. Ma no, vai tranquilla Giulia, figurati, ma dai, grandissima. Eccola Andrea. Pensate che la Giulia, mentre corre, sta scrivendo, ha scritto un pappardello, anche tra l'altro, bello lungo. Adesso andrà a prendere tutti quanti. Vai, corri Giulia, corri, vai a prendere Loki e Sharder, corri, sei tutti noi, corri Giulia. No, a parte che povero Sharderino, infatti non c'è più. È andata. Dai, è stata lì a scrivere dentro nel coso. No. Frena, stai accelerando tutto. No amore, non puoi accelerare, no, devi mollare, la macchina entra, poi acceleri. Dai Carla, dai amo. Mia moglie poteva morire in quella curva. Fortissimo quello, del banco dei pugni, raga. Siamo tutti contaminati da tutta questa televisione, tutte queste cose, no? Quindi è figo, secondo me, contaminarci, insomma, dire un po' ogni tanto anche cose già sentite. Molla. Sta andando tutta troppo esterna. Molla che ritorni dentro. Andrea. Riesci a battere Vertex, ti dico solo questo. È finita l'era delle macchine. È finita l'era di Vertex. Che poi tra l'altro la Giulia è amica sua, quindi... Ragazzi... Corre veramente fuori da qua? Non lo so, dopo glielo chiediamo, adesso sta correndo, poverina. Ma non lo senti? Sì, senti la live, per scrivere deve... Vertex è fortissimo. Però mi piace, Andrea, che Vertex, vedi la Giulia che entra dentro... è tutta gente brava, no? Che sono capaci, sono bravi, però un po' si settano col nostro modo di andare, che le nostre live divertenti, che ridiamo e scherziamo, lo facciamo per goliardia anche, no? Per streamare, per fare la live, vedi, è entrata dentro, si è iscritta al canale, veramente brava, forte. Ha aspettato Carla per un po', poi ha detto vabbè dai, adesso è sempre fuori. Adesso poverina Carla sta correndo bene, non è mai fuori la pista, ma ha fatto un periodo magari perché si è un po' anche emozionata, allora è andata un po' fuori, tutte le curve era fuori. Io gioco una volta ogni tanto. Ci sta. Beh, però se entra la Giulia, entra magari nelle live spesso, puoi correre anche un po' di piumo. Si prende una pista che sai e... La macchina la conosci, non è che puoi dire che la macchina non la conosci. Bravo Sharder! Brava Giulia! Minchia, è rimasta lì mezz'ora dietro, ti avevo detto che... Grande Giulia, bravissima! Bravo Loki! Bravi tutti ragazzi! Bravi tutti! No. Vabbè, brava Carla, dai! Ci hai provato, l'importante è mai mollare ragazzi, mai mulà come si dice, mai mollare, bravissima Giulia, bravo Sharder, brava Loki, bravi tutti. Ah, Sharderino ha dato qualche botticina, vai tranquillo ragazzi, good race guys, anche in inglese, bella lì, io scrivo un sacco di robe. Ok, dai, mi ha fatto piacere giocare con tutti voi. Mi ha fatto piacere che Carla se io non faccio apposta, mi frena e non riesco a frenare in tempo. Grandissima Giulia. Ne facciamo un'altra e cerco di non prendere visto che solo ora vi ho inquadrati. Ma allora, questo vi ho inquadrati cosa vuol dire, Giulia? Che andiamo un po' pianino. Dai, fammone un'altra, dai. No, ma sì, a moda, facciamone un'altra. Fai tu. Falla tu. Voglio giocare con te e voglio la bio. Ma cosa facciamo?
mi sono girato, ero nell'erba. Vai tra, vai, dai, facciamo l'ultima, Giulia. Facciamo l'ultima Sharder e Loki, dai, poi dopo andiamo, tanto penso che bene o male tutti siamo a casa in ferie, quindi, perché normalmente Giulia a questo orario, io sono già nel mondo dei sogni, già mezz'oretta che me la dormo alla grande. Allora, facciamo Monza, la conosci Monza, mo? Dai, facciamo Monza. Dai, giocorro io a Monza, facciamo Monza, viva Monza ragazzi! Ok, ci sono. Ok, eccomi qua. Allora, Loki, metti Monza per piacere, dai, che ci famo l'ultima. Sono tornato io, Monza, devo andare. Grande amigas, sì. Buonasera a tutti, grande Bragali, brava, sei stata bravissima. Dai, ci facciamo l'ultima ragazzi, poi stacco anch'io. Su Instagram, dato l'amicizia a Giulia. No. Ok. Bravo. Su Instagram, atto l'amicizia a Giulia. Note Carla da Franco. Ciao. Ok, bravissima. Risponde da là perché ormai è già andata, ormai l'abbiamo persa. E mi ha lasciato aperta anche tutta la porta. Non creiamo... Good race Giulia, dai Sharderino, metti Monza, ma siamo già a Monza, scusate raga, abbiamo detto GR3, non mi ero reso conto che era Monza, abbiamo detto il GR3 raga, no, abbiamo detto davvero qualcosa o non abbiamo detto nulla? Ciao Team Guatemala, grandissimo, dai. grande, dai che si corre. Ah, io vado con la BRZ, Giulia. Ok, scusami, Sharder. Sinceramente, non mi ero reso conto che avevi cambiato. Infatti, stavo dicendo, ma come mai Sharder non cambia? Non riesco a capirlo. La pratica è terminata, quindi manco famo un giro. Va bene, ci sta questa cosa, ci sta. Non avevo letto probabilmente che si faceva così. Va bene. Sono fuori dalla gara. Perché? Non so perché. Bene. Cosa facciamo? La ricominciamo, ragazzi? Aspetta, ricominciamola. Parto tra 10. Aspetta Giulia, scusa, usciamo un attimo perché non si sa perché Loki non ha messo forse il coso di. Uscite un attimo, Giulia, Sharder e Loki, usciamo tutti. Ok, bravissimi. Dovete mettere partecipa, Loki. Metti partecipa. Ah, la Viper! Ah, ho capito, Giulia, il tuo modo operandi. Ci fai. Dopo 10 secondi così poi ci viene a prendere. Va bene Giulia, mi piace. mi piace. Loki, mettete partecipa, se no. Va bene Giulia, grande. Dai che se vieni a trovarci, se vieni a correre con noi ci divertiamo. Di certo è un'esperienza più che altro di farci le garette in tranquillità. Ok, si parte, avete messo tutti il good race, good, bellissima gara, è durata un secondo. Ok, dai, si parte. Allora, la Giulia ha detto che si mette da parte 10 secondi, poi parte dopo. La Viper.
Breve ma intensa, Franco, è vero, è stata una gara breve ma veramente intensa. Bravo, bravo, mi piace. E a me è ultimo così. Allora, Giulia si mette da parte. Ah, bello. Non ho neanche il cambio perché Carla l'ha messo automatico, quindi vabbè. Allora, io credo che Giulia ha fatto così perché dice adesso questi qua si sportellano come i pazzi. Mi sono dimenticato di mettere il cambio perché mia moglie corre col cambio manuale. Vabbè. Porca loca, è andata lunga. Porca loca, porca Loki. Porca Loki, è andato lungo. È bruttissimo, ragazzi, che io per poter frenare il minimo devo praticamente fare un centimetro di pedale del freno. Praticamente ogni volta che vado a frenare troppo perché non ho la sensibilità dell'oltre, capito? No! Marco! Mi era tristato, amico mio, no! Eccola che arriva a fuoco. Oh, amico mio, domani finisce la sub, cazzarola. Cosa è successo, Loki? Cazzo, Loki, eri fantasma, scusa Loki. Eri fantasma, amico mio. Eri un fantasma. Non capisco perché sei diventato non fantasma proprio quando ero di fianco, bello di fianco a te, tra l'altro. Scusa Loki, perché... Ah, sono stato largo per farti passare, Giuli. T'ho vista dentro, non eri dentro? Porca loca, allora potevo fare la curva? Porca miseria. Te ne vai a letto? Ah, dovevi andare a letto. E che ne so, io non ho mica capito. Dai, Charder. Non avevo capito, Loki, che andavi a letto. Per quello t'ho visto un po' strano. Io adesso, Giulia, pensavo che c'eravamo di fianco per non buttarla fuori. Sono andato fuori. fuori, bellissimo. Grande Andrea, è vero, buonanotte Loki. Non avevo capito che doveva uscire, quello che ho visto che faceva cose strane. Il problema con il pedale, Andrea, è che sì, è vero che gli ho dato la zona morta e non mi sembra che sta entrando l'ABS quando vado sul pezzo dritto, però per poter frenare devo schiacciare un centimetro all'incirca prima che entra il freno e mi butta un po' fuori
il fattore che, devo, che poi frena un po' troppo, capito? Devo risolvere. Grazie Giulia! Esatto, esatto. Wow, come fila. Orca, orca come apre la Giulia, brava, mi sono avvicinato ma dai parecchio, io credo che la Giulia corre col volante, non credo col pad, dopo vediamo quando finisce la, cosa è successo qua raga, un bordello raga, Marco Drams è primo. Importante è questo. Marco Drams è primo. Giulia a fuoco! Mi sta a spinge! Brava Giulia, spingi! Spingi! Spingimi che vado forte! Spingimi Giulia! 1.47.2? 1.47.2? 1.52.2 ho fatto Giulia, 1.52.2. E dietro. Vuoi di fianco? Ah! All'interno voleva passare la Giulia, è passata all'interno. Cos'è successo? Così mi è partita via senza motivo, raga. È partita via così, cioè su sul il boscaiolo. Ah, davvero? E come mai? Per farti capire che sono dietro o è così? Ah, ho capito, vedi? Ti spingono sul dritto così non ti buttano fuori. E poi ti... Ah, ho capito, ho capito. Ah, quindi loro ti spingono così danno la velocità. Ah, ho capito, però non ti buttano fuori e non segna la penalità. Ho capito, ho capito. Figo. Beh, dobbiamo farglielo un bel applauso a Giulia oppure no, raga? Oh no, Giulia! No! Ti stavo... Allora, prima Giulia ti stavo brancando dentro. Grande, ha vinto Giulia, ha vinto Giulia. Brava, brava, brava. Mi stava spiegando Franco, mitica Giulia, che voi che correte forte fate così, che toccate dentro sul dritto, così date una spintina per non perdere la velocità. Bella lì, bella lì! Marco Drams vince! A
alcuni ti spingono solo prima delle curve. Sì, prima delle curve, così non ti butta fuori. Non ti buttano fuori, giusto, Franco? Oh, brava Giulia, grazie, grazie veramente del follower, di essere stata con noi in live e anche a giocare con noi. Io sono Marco Drums Games. Ma sei stata bravissima, poi che mi hai fatto passare mi è piaciuto tantissimo, grazie Giulia, grazie. Grazie Race in Dark. Allora ragazzi della chat e chi è dentro in questo momento, iscrivetevi tutti al suo canale. Poi quando faremo, io sono online tutti i giorni, Giulia dalle 9 e poi sabato e domenica faccio anche la live delle 15. Se mi vedi online, se vedi che siamo online e vuoi entrare con noi, mi farebbe tanto piacere. Ciao Sharder, grazie della serata, buonanotte, grazie Giulia, buonanotte anche a te, grazie Franco, buonanotte, grazie Andrea, grazie a tutti quelli che sono stati dentro stanotte. Dai, dai, grazie, grazie Giulia, dai, buonanotte, buonanotte Giulia, dai, quando sono dentro, se vuoi entrare a farti una partitella così in amicizia, perché più di questo io non posso fare, non è competizione, magari quando c'è l'amico anche Vertex, ci facciamo una partitella. Intanto ho preso 500 millossi. Ciao a tutti amici, buonanotte, ci vediamo domani sera ore 21 e grazie a tutti della serata passata insieme. Grazie Franco, ciao grandissimo, grazie Andrea e a Loki, Sharder, Giulia, Vertex, tutti, anche il grandissimo Kou che si è iscritto stasera insieme alla mitica Giulia. Ciao a tutti ragazzi, buonanotte.